Ragazzi, sparate un pochettino di emote, mi raccomando, in chat. Grazie. Subito, dovete spammare subito, mi raccomando, subito. Non mi fate arrabbiare, eh. E poi, grazie. Ragazzi, non vedo chat emote, quindi mi raccomando, dovete spammare il tasto delle emote, voglio vedere le emote solo. Dai ragazzi, dai dai, su che manca poco. Buon salve ragazzi, ma che bello ragazzi,
Buongiorno, oggi qui, come vedete ai miei lati, ai miei quattro quadrilateri, non so, quadrilateri, non so come dire, ci sono gli ospiti d'eccellenza, mi raccomando ragazzi, ci sta. Parto di qua con Blue Scarf, presentati. Io! Salve ragazzi, sono Blue Scarf, potete chiamarmi anche Alessio, oppure come vi pare. E nel mio canale porto principalmente retro gaming e indie, e ultimamente ho portato qualcosa di un po' più nuovo, ma più nuovo intendo del 2007. Piacere di conoscervi. Ok, passiamo dall'altra parte, vediamo che c'è un Isma Kun. Salve a tutti ragazzi, sono Isma Kun, mi chiamo Ismaele e porto un po' di tutto, principalmente giochi come GDR, però mi piace un po' di tutto. Ti stai portando ultimamente Kingdom Hearts, questi giochi Kingdom Hearts, Fantasy, sì. Questi giochi Fantasy. Ok, poi qua sotto c'è Stilgar. Oh, ciao ragazzi, sono Stilgar di Keynes Gaming and Life. Per chi non ci conosce, noi abbracciamo l'intero panorama videoludico concentrandoci di più sul retro game, ma non solo, a noi piacciono le cose belle, proprio per questo che siamo qua oggi. E niente, c'è invece qua sotto Liam Gray, presentati. Salve a tutti, sono Liam. Porto generalmente qualsiasi tipo di videogioco, ma la mia serie preferita è Final Fantasy e Zelda, e niente, solo questo alla fine. Ok, è l'unica cosa che posso sapere. Quindi mi raccomando, se è stato già fatto, se non è stato fatto, fate i shout out a queste persone, a questi streamer, a questi ragazzi, a questi amici, mi raccomando, che è importantissimo. Aiutiamoci tutti quanti, dobbiamo essere uniti, perché comunque Twitch è una piattaforma dove tutti quanti hanno la loro opinione, dobbiamo rispettarla, ed è bello anche appunto sentire le opinioni di altri. E a proposito di questo, come vedete qua sopra dal titolo, il titolo del video, della streaming, diciamo, di questo tra virgolette podcast, non so se posso dirlo, mi posso accingere a dirlo, è, grazie tanto a Darpo anche dell'host, Nintendo, la perfezione esiste. Allora, parleremo appunto di questo argomento iniziale, farò questa domanda appunto e poi scaleremo tutti quanti in ordine, facciamo orario, diciamo, orario, quindi magari iniziamo da Isma, poi facciamo Liam, Stilgar, poi Blue Scarf. Quindi ragazzi, allora io poi dico l'ultima, la mia, quindi voglio prima che lasciare voi parlare e così poi commentiamo tutto. Ragazzi, innanzitutto te Isma, voglio farti subito questa domanda a bruciapelo: secondo te la Nintendo, la perfezione esiste? Come punto di domanda, se vuoi dire la tua ti lascio parlare. Allora, io parto dal presupposto che ho iniziato a videogiocare con la PlayStation 1, però la mia prima console in origine è stata la Nintendo 64. E il panorama Nintendo l'ho seguito più con le console portatili, sono sincero. A parte la Nintendo 64, infatti, ho avuto Nintendo DS, il Game Boy Color, Game Boy Advance, Nintendo DS 3D... E devo dire che la Nintendo è sempre stata una software house grande, ha avuto sempre delle idee geniali, innovative, basti pensare la Wii col controller, che adesso magari sembra una stupidata, però ai tempi fu un'innovazione. E diciamo che ci spese anche un sacco di soldi, scusa che mi aggiungo, sì. Ci spese anche un sacco di soldi, appunto perché dopo, diciamo, il mezzo passo falso, mezzo perché comunque ha avuto col un GameCube. Minimo di successo col GameCube, un minimo, diciamo che però avevano speso un sacco di soldi in tecnologia e per appunto cercare di creare una console che vendesse e tappasse i buchi del passo falso del GameCube. Ah, ma infatti mi dispiace un po', perché in realtà il GameCube fu un'ottima console che però fu totalmente oscurata dalla PlayStation 2. Può essere una cosa positiva, perché comunque la PlayStation 2 ai tempi era una console debole dal punto di vista hardware, ma aveva dei gioconi, e quindi puoi fare poco quando una console ha dei gioconi. Io ci avrei un contraddittorio, però... Vai. Obiezione, subito, allora, obiezione! Io ho da dire che non c'è stato flop più grande per la Nintendo che credo sia la Wii U. Ah, la Wii U, è vero, la Wii U è stata attenzione, ancora... Attenzione, perché la GCN rispetto alla GameCube si è difesa con un grandissimo Resident Evil 4. Ah, quello sì. Che è tuttora la versione migliore. Resident Evil 1 e 0, poi.
Ma non solo, anche il remake del, esatto, dell'1 allo 0. Aia, ecco che porta. Attenzione, vediamo un uno Stilgar che flexa. Aspetta, facciamo una cosa. Aspetta, rimani un attimo a favore di telecamera. Rimani a favore di telecamera. Facciamolo vedere. Zoom un pochettino, così facciamo un po' di flex. Ragazzi, c'è stato un flop più grande. Il flop più grande che c'è stato Nintendo, assolutamente. Anche se hai ragione, assolutamente. Anche se secondo me, ripeto che mille volte non è colpa di purtroppo la figura di Gunpei Yokoi, perché comunque era già comunque in fase avanzata, ha avuto tra virgolette le balle di andare avanti per questo progetto, e sappiamo tutti poi com'è andato. Purtroppo è quello che ha iniziato, cioè dal Virtual Boy in poi ha iniziato il suo declino, ma un declino che prima di allora era, cioè a lui ha creato le console moderne tra virgolette, la croce direzionale, tante cose, ragazzi, non scherziamo, infatti quello quando penso. Vai, comunque continuate, faccio continuare, vai. No, infatti la Nintendo sempre ha fatto dei passi falsi, ma una software house che vuole fare idee innovative per forza fa dei passi falsi. Cioè, quindi niente, io sinceramente ho seguito sempre Panorama Nintendo, anche perché ho degli amici appassionati. Una delle console che vorrei tanto comprare, ma non ho la possibilità attualmente, la Switch, che penso sia la console migliore degli ultimi tempi della Nintendo. Penso che quella Switch. No, perché mi sta venendo un colpo al cuore. Non so, anche a te, Stilgar. No, perché ho detto la console migliore. No, aspetta. Console migliore per me, non so, pure per altri, diciamo che per me io lo so, però io amo sempre il Super Nintendo, poi non so. Insomma, quella che il Nintendo è quello che l'ha lanciata, grandissimo, ma il Super Nintendo è quello che ha consolidato le basi. Ci facciamo un altro podcast, Norman, su qual è la console migliore. È lungo l'argomento, perché su quello ho degli argomenti abbastanza forti. Nella console migliore ci arrovelliamo di brutto. Infatti dice pure butto, dice il Game Boy, dice. La prossima volta ne parliamo. Si può fare, ragazzi, si può fare. Se volete, una volta ogni tanto ci si può organizzare un bel podcast come questo. Bravo Narco, vedo che hai capito. La miglior console è il CDI. Ok, allora, potete cancellare in chat il messaggio di Narpo Yuri, per favore? Non si può leggere miglior console e CDI. Miglior console. No, scherzo, butta, non lo fa veramente. Scherzo. Comunque, allora. Stavo dicendo che la Switch attualmente è una console top per me, però riesce a competere con delle console più potenti, perché ha dei giochi... Puta, io scherzavo. Che spaccano. C'è poco da dire, la Nintendo è la console con più esclusive, dopo c'è la PlayStation probabilmente, e adesso deve uscire forse, sì, no, si parla di una eventuale Switch, di una Switch Pro, non lo so. Sì. Sono solo rumors, non sono rumors, però penso che la faranno, perché se vogliono comunque rimanere al passo, anche perché sono passati 4 anni, cioè a marzo, ragazzi, uno scherza e ride, ma il 2017 sembra che sta alla porta, ma siamo nel 2021 e marzo 2021, ragazzi, ci sarà, cioè il quarto anniversario della Switch, ragazzi, 4 anni sono già passati, sono pochi, non sono tanti. Infatti io, se fossi Nintendo, non farei una nuova console, continuerei con la Switch, perché sta andando bene, perché cambiare. Grazie del follow, intanto. No? Chissà. Io per adesso finisco qua, poi magari dopo aggiungo qualcosa, dai, lascio la parola a qualcuno. Ok, allora, facciamo parlare un attimo Liam, se vuoi, la parola è tua, poi facciamo tutti quanti, ragazzi, facciamo la rotazione, quindi tutti avranno la stessa possibilità di discutere di questa cosa. Ripeto, leggendo la domanda, Nintendo, la perfezione esiste? Se vuoi anche parlare di qualcosa che ha detto magari Smagoon, non c'è problema, magari fai un attimo. Sì. Vai, ti lascio parlare. Devo dire che le esclusive vendono. Quindi se io volessi comprare un gioco di Super Mario, non posso acquistarlo su PlayStation, ovviamente. Quindi qualsiasi cosa che fa Nintendo, comunque sei relegato a comprarla su console Nintendo. E sin da quando è uscita, partendo dal NES fino ad ora, comunque è sempre cacciato esclusive una dopo l'altra. E quindi c'è sempre quel marchio di fedeltà in cui tu ti puoi sempre ritrovare. Se sei
appassionato di qualche tipo di genere, comunque puoi trovare qualsiasi cosa. Quindi, considerando che parla un pochettino un po' più vicino al micro, col microfono, yeah. Purtroppo è qui il microfono. Più fare una cosa, giusto per dire, aspetta. Quando magari parli, metti il microfono un po' più vicino, così si riesce a parlare più, cioè riesci, si sente bene, perché forse è un po' lontano, non riesce a prendere bene l'audio, giusto per dire. Quindi, magari se parli, parla più vicino col microfono e poi dopo gli metti le cuffie. Vai. Sì, è più vicino. Allora, dicevo... prova a se no aspetta, via, ma se riesci fai la riduzione audio, se c'è da qualche parte in qualche modo. Prova un attimo a vedere. Prova un attimo. Intanto non è per niente, se poi riesci un attimo a sistemare questo, se ti do un attimo la parola, per non avere tempi morti, farei un attimo, parlare un attimo a Stilgar. Quindi Stilgar, ti lascio un attimo la parola intanto che Liam Gray, se riesce a sistemare questi problemi di audio. Bla bla, però. Ok, vai, vai, ti faccio parlare. No, vai, continua, mi senti. Prova a parlare adesso, fai un attimo un discorso di senso compiuto. Mi senti? Si sente? Allora, vai. Dimmi. Beh, prova a parlare. Ok, allora. Sto un attimo cercando di riprendere il discorso perché mi sono dimenticato dove volevo arrivare. È bello della diretta, ragazzi, dai, ci sta. È bello della diretta. Buon salve, un po' senpai. Scusa che non ti ho salutato, ti ho salutato prima. Io, senpai. Mi sono completamente dimenticato dove volevo arrivare. Allora facciamo una cosa, casomai ti ripeto, se vuoi dopo ti faccio riparlare, intanto do un attimo la parola a Stilgar, così poi ti ridò un attimo la parola e poi facciamo la parola. Mi sono ricordato. Ti sei ricordato o no? Ah, Safa, dai! Diciamo, Nintendo ha sempre fatto da apripista. Ogni gioco che faceva uscire con quel tipo di gameplay praticamente apriva un mondo a tutto il resto di software house. Per esempio, con... partiamo proprio dal capostipite dei platform in 3D Mario 64. Da quando ha creato Mario 64 sono iniziati a uscire una marea di platform in 3D, alcuni a esplorazione, altri comunque rimanevano su erano in 3D ma rimanevano sulla loro linearità, da sempre praticamente come Crash, sempre dritti o comunque bidimensionale in quel caso. E anche di, a livello di hardware creava qualcosa in cui le altre software house vedevano che faceva successo, come per esempio, come ha detto Isma, con Wii, creando il Wiimote, praticamente ha suscitato l'interesse di Sony per creare il Move, che purtroppo ha fatto la fine che ha fatto. Quindi, diciamo, si è sempre rivoluzionata, sempre... cercato di evolversi in ogni ambito, sia di software che di hardware, ha sempre cercato di proporre qualcosa di nuovo e di innovativo. Quindi, tornando al discorso, se ci può essere della perfezione, sempre no, perché comunque c'è sempre qualche limite tecnico di qualcosa, non sempre si può arrivare a quello standard elevato, proprio il picco massimo. Però in ogni caso si può sempre ritrovare esclusive che non puoi trovare altrove, tecnologie che o sono proprietarie o semplicemente più utilizzate, come nel fatto del Wii. E questo volevo dire. Ok, ti faccio Silger, tocca a te. Allora, ragazzi, avete detto tutti delle cose sacrosante, assolutamente. Io però cercando di dare una risposta diretta alla domanda del titolo, mi sento di dover dire una cosa. Allora, Nintendo è certamente, se parliamo di contesti, di ecosistemi nel mondo console, grazie Phil, anche la tua è bellissima, sei un tesorino. se parliamo di ecosistemi all'interno del mondo console, Nintendo è sicuramente quell'ambiente con un'identità più definita. Intendo dire, se io penso a Nintendo, immediatamente c'ho Super Mario, Zelda, i Pokémon, c'ho volendo Metroid, c'ho volendo Castlevania. Ok,
so già di cosa sto parlando. Se io ho un'identità così chiara, così definita, così espressa attraverso la poetica che Nintendo propone, io non posso avere perfezione, perché se a me quello che Nintendo propone non piace, quella non sarà mai un ambiente per me perfetto, nonché non sarà mai un ambiente ospitale. Io parlo da giocatore PC principalmente. L'identità del PC è la versatilità. Anche grazie all'emulazione, che su PC è naturalmente totale, io su PC posso giocare a ciò che voglio. Se venite sempre nei limiti della legge, però, diciamo, scusa, che devo aggiungere solo questo. Sempre se si possiede la hardware e tutto, giusto che metto un puntino. Ci mancherebbe, anche se anche quello è un discorso molto molto lungo. Borderline, sì, lo so. Però, se voi venite in live da me, vedete che gioco a un gioco Nintendo su un PC Microsoft con un pad Sony. Quella per me è la perfezione, perché io voglio giocare esattamente come voglio, quando voglio, a ciò che voglio. Questo una console non me lo darà mai, men che meno me lo darà una console Nintendo. Io, scherzando, volendo essere provocatorio, e premetto che non lo penso al 100%, ritengo che Nintendo sia la Apple del mondo delle console. Perché? Tutto ciò che fanno è tecnologicamente non al passo con gli altri. Non al passo con gli altri, adesso in questo momento sì. Una volta non lo era però, Se parliamo puramente di frequenza, di clock, se parliamo di hardware, diciamo in generale, sì. Hardware di inteso come potenza pura, quello dici. Esatto. Con una fanbase estremamente vocale, in inglese si dice vocal, in italiano non mi ricordo come si dice, quasi evangelica. Perché fanboy Nintendo cerca sempre di convincerti che Nintendo è il top. E comunque di una qualità alta, mica dico di no. Però posso dire una cosa, aggiungere un attimo una cosa. È vero che si parla molto di... Cioè, come hai fatto tu che hai droppato la bomba, che leggevo infatti questa stuzzicata, però ci sta, ci sta. Però rispetto agli altri, gli altri competitor, nel mio parere, è la Nintendo fidelizza molto di più, riesce a fidelizzare di più i propri utenti, del tipo festeggia molto, intanto la ce la svede qualcuno, lo so, l'ho sentito al volo, non ti preoccupare, cerca molto di fidelizzare i propri clienti, tra virgolette, come fanno anche quelli dell'Apple praticamente, festeggiando, esaltando le loro IP, cosa che gli altri competitor non fanno. Quindi da questo punto di vista è vero, sono come l'Apple, ma riescono comunque a valorizzare molto di più le loro IP di quanto non fanno gli altri. Io giungo questo, giusto? Voi giungere. Come? Con riedizioni, lo so, riedizioni, festeggiamenti dei propri giochi, eventi. Tanti... Questo fanno ricostare nel doppio. Sì, sì, però... ma infatti poi quello ne parleremo, No, ma è vero, ma io infatti non è che difendo, però cioè, per me riescono comunque un minimo a creare qualcosa, un fascino intorno a loro. È quello che la gente è ammaliata da Nintendo e i nintendari. Poi riparleremo pure di quello, ci saranno due ore e mezza di discussione anche per quello. Io questo volevo aggiungere, poi ti faccio continuare, perché sennò parlo solo io. No, anzi, se no parlo solo io, assolutamente, quello che volevo dire. No, prima tu, stacca prima tu, prima tu. Attacca tu. Vai, scusami. No, dicevo, come discorso iniziale era questo che volevo dire, per me la perfezione esiste nella versatilità, non ci sarà perfezione mai in un ambiente chiuso come quello di una console, men che meno ci sarà in un ambiente estremamente preciso a livello di identità come quello Nintendo, per rispondere diretto alla tua domanda. Quindi la perfezione esiste o no per te? Assolutamente no. La perfezione non può esistere, ma ci si avvicina quanto più possibile tramite il voler permettere al giocatore quanto più possibile di giocare come vuole, nel modo che vuole, a ciò che vuole. Questo
un ambiente dove si vive di Super Mario e Zelda e Metroid, magari si vivesse di Metroid su Nintendo, gli vorrei molto più bene, non può esistere perché è troppo definito. Tutto qui. Giusto, giusto, giusto. Diciamo che con Switch un po' ci si avvicina a questo concetto. Un po', se, finché non riescono a evolversi. Ci sta. Per me sì. Vai, Blue Scarf. Allora, vai, Blue Scarf, tocca a te. Ah, ragazzi, io vi premetto che la mia, tra virgolette, carriera da Nintendaro è praticamente cominciata a scrocco. Nel senso che cosa? Io non io sono cresciuto in una famiglia che non ama i videogiochi. E praticamente non ho mai avuto una console domestica Nintendo fino al GameCube. In quel momento potevo permettermela quando ho comprato la GameCube. Però questo non ha impedito comunque a mia madre, sotto forti pressioni, di comprarmi il primo Game Boy, quello là grigio che conosciamo tutti quanti, il DMG 001. E raga, e da lì si può dire che è cominciata veramente la mia, tra virgolette, carriera nel mondo videoludico. Da lì ho conosciuto giochi come Mystic Quest, che voi probabilmente conoscerete come Secret of Mana. E da lì praticamente la mia passione per Square e quant'altro, ma è un discorso molto lungo. Io volevo allacciarmi un attimo al discorso di Stilgar, che è quello che dice che è un po' l'Apple dei videogiochi. Sì, ma no, perché nel 1965 Gunpei Yokoi fu proprio uno dei teorizzatori del Lateral Thinking o Wither Technology. Che cosa significa? Praticamente lui disse: a noi non interessa fare cose allo stato dell'arte, a noi interessa fare cose che possono essere prodotte in massa ad un prezzo minore. Da cosa parte questo discorso? Parte dal fatto che Yokoi vide la gente in Giappone nei treni che giocava con le calcolatrici, e da lì dice: ma se usassimo quella tecnologia per fare una console per videogiochi, perché all'epoca Nintendo era praticamente pari alla nostra Dal Negro in Italia, faceva le carte da gioco, le carte da Fuda, e le fa ancora, attenzione. E da lì è nato il fantastico, e io non smetterò mai di dirlo, il fantastico display a matrice di punti, il dot matrix display del DMG001 che tutti conosciamo. Vabbè, per cui ancora sì. Prima però, scusa che ogni tanto mi aggiungo, il Game Watch con i giochi LCD, quelli là famosi. Esatto, diciamo. Però lo stesso ragionamento ha portato poi a fallimenti gravi come il Virtual Boy che ci ha fatto vedere il buon Stilgar, e la dimessa di Yokoi nel 96, lasciando posto al secondo posto, ragazzi, perdonate. Ma giusto per sapere, quanto, non voglio sapere quanto l'hai pagato, ma quanti reni hai dovuto dare per comprarlo? Ma no, perché l'ho comprato tramite un mio amico in Giappone, comunque c'è anche la scatola, è completo, se vuoi te lo faccio vedere così sbavi un po' di più. Ma guarda, onore di telecamera, lo farei ancora vedere, così facciamo sia un po' sbavare sia anche un po' triggerare gente, perché secondo me mi permetto solo di rispondere, se posso, a Blue Scarf. Vai. Ovviamente, ripeto, dire che la Apple dei videogiochi è una dichiarazione assolutamente provocatoria, come la perfezione esiste, quindi è ovvio che neanche io ci credo al pieno. Però involontariamente hai avvalorato la mia tesi, perché Steve Jobs e... sì, anche Wozniak si chiama Steve, se non sbaglio. Sì, in un altro modo Wozniak, ma non ricordo precisamente, vabbè. Nel loro garage costruirono il PC, il computer Apple, per rendere possibile a tutti di avere un computer in casa. Non mi va di dire PC, perché poi se no mi si incazzano. Quindi involontariamente era proprio quella anche la loro idea iniziale, poi sappiamo tutti com'è andata. Oggi, se vuoi comprare un gioco Nintendo,
devi sottostare all'identità Nintendo. Sì. Mi certo. Prendere il Virtual Boy, così poi Norman... Vai. No, ma ci arrivo. Allora, appunto, per continuare il discorso, ricordiamoci che Nintendo ha sempre avuto una policy molto, molto stretta per quanto riguarda l'approvazione dei titoli in casa, per cui sviluppatori esterni hanno avuto sempre più difficoltà, cioè nel senso avere il seal of approval Nintendo era ai tempi del Game Boy, fino ai tempi del GameCube e ai tempi della Wii U, era veramente, veramente difficile. Ottenere un kit di sviluppo Nintendo era ostico. E in qui, sì, mi stavo allacciando, in realtà ti volevo dare ragione, Stilgar, sul fatto dell'Apple dei videogiochi, perché conoscendo bene l'environment Apple, essendo io uno sviluppatore iOS, potendo fare un paio di confrontini, sì, ci troviamo. L'unica cosa per cui rispetto Nintendo sotto questo punto di vista è che si è potuta difendere filosoficamente. Apple non l'ha mai potuto fare. Cioè, lo fa, ma sono cose che non reggono rispetto alla filosofia di Yoko in Nintendo. Sì, sì, questo è vero. E per cui, devo dire, poi dalla GameCube in poi, arrivando alla Switch, la Nintendo ha cominciato a capire che gli sviluppatori indipendenti potevano avere una buona fetta di mercato. Infatti si è aperta allo sviluppo indie negli ultimi anni con Switch. Adesso è grazie a questo che possiamo giocare tipo a Celeste, Shovel Knight. Esattamente, anche perché adesso non Inside, dico Inside, Limbo, cioè, non sai quanti ce ne stanno, i Playdead, i giochi di Playdead, però adesso se tu vedi, dici che portare una console semi portatile a giocare i giochi indie, chi se lo sarebbe mai immaginato? Però sì, comunque, cioè, nel senso, purtroppo è ancora un environment però aspetta. Per definirsi bravo, perfetto. Anche perché, aspetta, diciamoci la verità, secondo me Nintendo, a mio parere, non so se poi sarà pure il vostro, nelle novità arriva, è sempre l'ultima società di videogiochi che arriva a non innovarsi, perché non è innovazione, ad arrivare al punto, nel senso, questa cosa degli indie per esempio già ci sta su PlayStation già da tanto tempo, su PlayStation 4, Xbox e tutto. Purtroppo Nintendo ultimamente, prima di fare il passo, ci mette sempre più tempo rispetto alle altre console, alle altre case di sviluppatrici e di console e tutto, quindi ci mette sempre un po' di più. Quindi è vero, è un grande passo avanti quello che ha fatto Nintendo a dare fiducia a questi sviluppatori indie e tutto, però non è che adesso ne parliamo, cioè è una cosa bella che la Nintendo è diventata, si è approcciata in questo mondo, però comunque i competitor già da tanti anni che fanno questa cosa, cioè sempre Nintendo è sempre fa questa cosa, questa distinzione, cioè, no, queste scelte, diciamo, molto discutibili. Discutibili nel senso che ci mette troppo tempo per farlo. Vi faccio riparlare. No, vabbè, io ve l'ho detto, per quanto mi riguarda, non siamo vicini, però non siamo manco a metà strada verso la perfezione. Nintendo ha bisogno di aprirsi un po' di più se vuole cominciare, non lo so, ad essere un poco... Però aspetta, aprirsi un po' di più, scusa, io lo so perché voglio contestarti alcune cose, ma pure per creare discussione, aprirsi vai, un po' vai. Di più... ci sono stati altri casi sviluppatici, come per esempio, no, sviluppatici, altri casi nel mondo videoludico, tipo Microsoft, che si è aperto molto. È vero, c'è un ecosistema, tutto, ci sarà tanto di discutere. Non si è spalancato. Però il problema è che se si apre, c'è il rischio che comunque può fare come Microsoft, che comunque si è venduta e svenduta, non ha più i suoi IP personali, non ha una sua identità, secondo me. Cioè o il troppo o il poco, ci deve essere un equilibrio, secondo me. No, infatti io penso che lui intenda aprirsi di più, nel senso che magari fare una console abbastanza potente da avere anche le IP multipiattaforma delle altre console, così puoi portare più roba, fai che molti giochi multipiattaforma sulla Switch non possono andare perché è troppo poco potente. E soprattutto come altre console implementano il sistema di remote play. Perché la Switch...
una alla volta, ragazzi. Aspetta, per fare un attimo finire Nismagoon e poi ti faccio riparlare un attimo. Allora, Witch è uscito su Switch, però per farlo uscire su Switch hanno dovuto rifare il gioco praticamente da capo, però hanno dovuto depotenziarlo un bordello. Io penso che la Nintendo dovrebbe iniziare un'altra volta a fare console potenti come le faceva prima, perché tipo il GameCube, per i tempi, fu la console più potente. Poi è fallita. E da allora la Nintendo ha deciso di non voler fare più console di un certo spessore, ma di farle più o meno. Prima ne parlava anche Stilgar, che non sono al passo col tempo. Questa è stata la decisione che hanno preso dopo la GameCube. Io sinceramente dalla prossima console in poi, dopo la Switch, tornerei a fare delle console abbastanza potenti che sono al pari con le altre console. Così puoi portare più giochi e porti anche le tue IP. Non come Xbox. Xbox attualmente secondo me è una console a parte, perché la Microsoft se lo può permettere quello che ha fatto, perché essendo che hanno un ecosistema che col computer non ci vanno a perdere. Però la Nintendo non potrebbe fare una cosa come ha fatto Microsoft, sono due cose completamente diverse per me, non okay. Sono comparabili. Facciamo un attimo parlare pure Alessio. Raga, sì... Onestamente sì, si può dire che Isma ha riassunto in poche parole il mio pensiero. Cioè, Nintendo ha perso con gli anni la capacità di osare. Sì, dopo il GameCube ha perso la capacità di osare. Esatto, vuole più osare. GameCube aveva un chipset ATI, ragazzi, che per l'epoca significava processore IBM e chipset grafico ATI, mi pare. Un cannone laser su una Panda, cioè montare un chipset grafico ATI su una console era un cannone laser, cioè nel senso se guardi adesso, e io ci ho giocato, metti su un LCD, metti Super Mario Sunshine, ragazzi, non dico che c'è l'RTX, però con quel chipset sopravvive. E... Vabbè, diciamo che comunque, ragazzi, alla fine l'RTX adesso è tornato in auge, ma è comunque una tecnologia che è vecchia, ragazzi. Parliamoci chiaro. Sì, sì, sì. Adesso quando dici RTX, dici, madonna, ma RTX è una cosa nuova, una cosa che comunque è già tanto tempo. È nato sullo SNES, vero? Appunto, racconta questa cosa, Stilgar. Anche sul Commodore. Anche sul Commodore, hai perfettamente ragione. No, io volevo dire una cosa, non voglio rubare la parola agli altri, però concedetemelo, sentir dire nella stessa frase Nintendo e aperta agli sviluppatori indie è quasi un insulto, non si può sentire, ragazzi. Nintendo è la società che in questo momento sta mandando più lettere di cease and desist in giro di chiunque altro. Nintendo ha fatto chiudere un torneo di Super Smash Bros. Per beneficenza. Nintendo ha fatto terminare una mod per permettere di giocare a Smash Online dopo che loro avevano chiuso i server. Nintendo ha fatto smettere un'azienda che faceva i Joy-Con perché non gli andava bene facessero i Joy-Con. Ragazzi, Nintendo ha provato a dire a YouTube di togliere i video di Let's Play. Fosse stato per Nintendo, noi non staremmo giocando su Twitch. Sì, ma infatti Nintendo, io non ho detto che è aperta. Infatti per me la politica di Nintendo è sbagliatissima. Sono ottime console, non posso dire che fanno schifo. A me come portano loro la politica di questa roba qua, non l'ho mai approvata. Infatti... Spero. Per me non è aperta come console. Okay. Basti pensare che non possono mettere giochi multipiattaforma su quella console lì. Cioè, quando prendi una Nintendo, puoi solamente giocare i giochi Nintendo. Se vuoi la Nintendo, la prendi perché vuoi giocare i giochi Nintendo. Se non ti interessa Super Mario, se non ti interessa Zelda, non ti compri la Nintendo, perché quei giochi lì la compri per quello. Cioè, poi ci sono altri 10.000 giochi, per l'amor di Dio. Ci sono altri giochi belli su una Nintendo. Sulla Switch. Scusate, però... che vi intrometto, visto che comunque fino adesso Liamo comunque non l'abbiamo fatto per tanto, vorrei anche, se è possibile, scusa per Stilgar che ti blocco un attimo, poi magari ti faccio ritornare al discorso, anche perché giustamente facciamo parlare un po' tutti, se no giustamente voglio far tutti contenti. Liamo, che cosa vuoi dire su questi discorsi, diciamo, sul fatto degli indie, sviluppatori, di tutto quello che stiamo parlando adesso, se hai qualcosa da dire? Stavo pensando, cercavo di ricordare che comunque di indie sono usciti anche prima di Switch, anche su 3DS, credo anche su DSi e su Wii U, come Cave Story su 3D, forse uscì su DSi, però ricordo il remake su 3DS.
Però sono germe, sono rari casi quelli che successo. Quelli, erano pochi. E poi sono sempre stati licenziati tramite case di sviluppatrice, cioè, di produzione importanti, Cave Story tipo, e altri. Tipo per esempio Shantae era del Game Boy. Comunque Wayford è sempre stata una software house indie. Quindi diciamo ce n'erano, ma no, non come oggi. Su Switch praticamente quando apri l'eShop trovi 1500 titoli scontati e 1499 sono indie e uno un AAA. Per dire, ormai è proprio un cestino dove ci butti tutti gli indie esistenti al mondo. Ci devi di tutto, insomma. E riguardo all'apertura... MACHIAKLLOILBIODICASTITILCSCO. Ragazzi, in diretta vorrei far notare in diretta. Scadeva oggi. Vorrei far notare in diretta che mi ha fatto la sub. Che devo fare in questo momento, ragazzi? Dite voi in chat e anche voi. Io farei parlare solo lui fino a mezzogiorno. No, io farei il contrario, non lo farei proprio più parlare. Ha già detto tutto. Vai, scusatemi questa cosa. Comunque grazie ancora, Scarfino. Devi fare il gesto del Wiimote. Dai, intanto che voi parlate lo faccio, dai. Ok, finito. Allora, comunque, posso? Vai. Continuo. Allora, dicevo, Nintendo dovrebbe aprirsi specialmente alle questioni sconti. Perché allora, io non dico che devono praticamente mettere qualsiasi loro IP a 10-20 euro, però è un po' assurdo che dopo 4 anni di uscita Breath of the Wild costi ancora a prezzo pieno e quando lo scontano, cioè, lo sconto è minimo, è infimo, cioè passi da 70 a 50 euro. Ed è bruttissimo vedere questa cosa, perché ormai, cioè, i big guadagni te li sei fatti su quello. Apriti un po' di più, affronta questa questione di sconti, permetti alle persone che magari, perché ci possono stare persone che non se lo possono permettere, o persone che aspettano, che magari non conosci di questa cosa di Nintendo, degli un po' tirata per gli sconti, magari ci sono persone che aspettano in vano. E su questo secondo me dovrebbe un po' aprirsi. Prima volevo aggiungere un attimo una cosa che ha scritto Narpo, tanto poi dopo ti rilascio la parola a te, Stig, magari se vuoi anche discutere questo. Prende, ha scritto Narpo, che mi interessa sta cosa, che questo gioco rivoluzionario di Mario 35, quindi il Battle Royale di Mario, è comunque un'idea presa già da un altro, una ROM modificata che era... si trova su internet e che ha fatto chiudere Nintendo e ha preso questa idea e l'ha creata una cosa a sé, che l'abbia creata comunque in modo giusto o sbagliato, sanno decide, però comunque Nintendo chiude e prende comunque idee di altri senza comunque ringraziare, diciamo, pure questo è una cosa che comunque potrebbe dare un po' fastidio, nel senso non è l'unica che l'ha fatto, però non è l'unica per carità, più volte hanno fatto cose così, che hanno tolto delle mod e poi ci hanno rifatto dei giochi senza ringraziare, cioè... sì ma come per anche esempio, Metroid 2 Metroid 2, ragazzi, Metroid 2 c'è stato un progetto lungo, hanno cercato pure di ostacolarlo. L'hanno chiamato in un altro modo, che non è Metroid, ma un altro nome. E poi sappiamo tutti quanti che comunque poi, dopo tanti e tanti anni, è uscito sul 3DS il Samus Return, che è appunto il 2, che era su Game Boy. Comunque ti faccio parlare, Stilgar, vai. No, ma guarda, in realtà quello che volevo esprimere l'ho espresso. Io trovo il comportamento di Nintendo in determinati ambiti irrispettoso nei confronti dei giocatori e estremamente concentrato sulla fanbase di cui parlavo prima. D'altronde, ragazzi, se uno è un fanboy Nintendo, esce il prossimo Super Mario, lo compri. Lo compri a occhi chiusi. E loro questo lo sanno benissimo, non gliene frega niente. Ma anche come il punto, la Collection 3D, sono giochi che sono, addirittura sono delle... Parliamoci chiaro, sono delle ROM prese, non sono neanche state modificate o sistemate,
messi attaccati dentro un gioco con lo sputo, tra virgolette, perché comunque l'emulatore è stato creato ad hoc e tutto, però comunque non ti dà possibilità di mettere in widescreen Mario 64, non ti dà possibilità di mettere dei filtri, non ti dà le cose che ci potrebbero stare tranquillamente, anzi ci sono di più sullo SNES Mini, filtri sullo SNES Mini che su, lo so che stiamo parlando di Nintendo 64 e Super Nintendo, però c'è troppo poco, c'è sempre questo problema. Ma quello è colpa. E allo stesso tempo causa e conseguenza è la fanbase. Intendo dire che proprio in virtù del fatto che se io fossi un fanboy Nintendo e uscisse il prossimo Zelda, lo comprerei anche senza avere la benché minima idea di che cosa fosse, e se poi fosse un simulatore di food cart dove Zelda fa i panini, sarei contento lo stesso, direi cazzo, è Zelda, è bellissimo, è il gioco più bello del mondo. In virtù di questo, Nintendo, che motivo ha di farmi una nuova IP? Che motivo ha di aprirsi di più al mondo che c'è fuori dal cappello di Mario, dalla coroncina di Zelda e dalla sfera Poké? Non gliene frega niente, perché la fanbase, giustamente, perché sono giochi eccellenti, fermi tutti, sì, giustamente, sì. Li fodera di oro e platino ogni santa volta. Che motivo avrebbero di innovare più di quello che già stanno facendo? Ma infatti questa è colpa dei e questo voglio introdurre poi, è colpa della fanbase, questo poi sarà, questo è quello che voglio dire. E poi introdurremo tutti quanti il discorso, scusami che... Guarda, Se posso finire il discorso, l'innovazione di Nintendo a livello di hardware, quindi sto parlando del fregnetto del Wii, sto parlando dei joystickini che si staccano dello Switch, ti sto parlando di questo aborto mancato qua, sto parlando di quest'altro aborto mancato qua. Power Glove. Cos'è? Power Glove. La scatola. Farò vedere un attimo l'onore di telecamera più davanti. Il nonno del Wiimote, praticamente. Aspetta, lo faccio vedere cosa c'è dentro. Così. Dai, escilo fuori, guarda. Guarda come scarta il pacco, guarda. Guarda il pacco, guarda, ragazzi. Il Power Glow in tutta la sua magnificenza e fascinanza. Se te lo metti diventi Hackerman. Eh? Se te lo metti diventi Hackerman. Se te lo metto ti posso bannare. Okay. Non lo mettere. Che dita devi avere per metterti? Che grande, still, bellissimo. Il discorso, dicevo, questo genere di innovazione, ragazzi, è gimmick, sono piccole cosette per quanto mi riguarda. E il gamepad del Nintendo 64, che era a prima vista rivoluzionario, è un accrocchio, io non trovo lì innovazione. L'innovazione di Nintendo alla fine è sempre stata molto giocattolosa, ma raramente ha effettivamente innovato nel grande mondo dei videogiochi. Ovvio, Mario 64 ha creato i platform 3D. Ovvio... Ora, Zelda, a me Zelda sta sulle palle, è una serie che detesto. Ci sta. Perdonatemi, non no, ma riesco. Conosco anche altri ragazzi che adesso non c'è in chat, come tipo Peter Milord, che comunque ci parliamo. Secondo me niente. Però la grande innovazione che spesso attribuiamo a Nintendo, secondo me, discutibilissimo, secondo me è uno specchietto per gli allodole. Secondo me. Ti banno io, Guisma. Sta buono. Se le cose si dicono in faccia, non si scrivono, non si fa il leone dalla tastiera. Non scrivere in chat. Guarda che ti sgamo, ti sgamo. Signori, lo so che è una cosa... Tra l'altro, mi sono ripromesso che presto giocherò a Zelda il primo episodio. Ma Zelda quale?
Zelda. Allora, io ti posso consigliare io, se posso, se ti posso dare il mio consiglio, visto che comunque li conosco molti, li ho giocati quasi tutti, non li ho finiti tutti, ma li ho giocati però praticamente quasi tutti o tutti. Ti posso consigliare come primo Zelda, se vuoi, anche perché tutti quanti i Zelda alla fine hanno una storia che non continua, quindi sono giochi che iniziano e finiscono. Poi ci sono alcuni, magari come l'Ocarina e poi il Majora's Mask, che sono tra virgolette uno il prequel e il sequel dell'altro. Uh-huh. In teoria, di storia, diciamo, di filo conduttore. Non proprio storia. Ma non necessariamente devi giocare a 64. Ok, no, no, io devo, quello che ti voglio dire. Io il primo che ti posso consigliare, come sempre, è Link to the Past. Perché è quello per Super Nintendo che poi ha creato la generazione futura sia dei 2D ma anche dei 3D, ha piazzato. Poi il primo è molto... Per la mia tesi, quindi... No, io ti ripeto, lo so, il primo è molto pesante perché potresti non apprezzarlo se non conosci la saga. Come invece 3D ti potrei consigliare, sì, l'Ocarina diciamo è quello più consigliato alla fine. Quindi io ti posso consigliare questi qua da iniziare. Se vuoi giocare uno 3D, Ocarina al posto di Ocarina. Comunque vi volevo sganciare un'ultima piccola bomba provocatoria e poi mi assento per qualche secondo, con va permesso bene. Vi volevo dire che la migliore piattaforma per giocare Breath of the Wild è il PC. L'hai toccata piano, diciamo. Grazie del follow. La piattaforma dove potete giocarlo con grafica e texture in alta risoluzione. Allora, posso dire una cosa? Posso dire una cosa, ragazzi? Io mi associo, non mi dissocio da quello che ha detto lui, e ve lo dico perché comunque io l'ho giocato, ce l'ho per tutte le versioni, ce l'ho per Wii U che sta qua. Arrivo subito. Posso fare una domanda? Che ce l'ho. Un cazzo. Aspetta, finisco io solo questo e poi faccio. Aspetta. Si è tolto. Ok. No, perché adesso mi è cambiato. Si è messo. Bravo. Ok. No, perché sennò poi era un casino. Ok, perfetto. Vabbè, tranquillo. Secondo la camera. Perfetto. No, l'importante è che almeno lasci. Vabbè. L'importante è che almeno facciamo così. Adesso si è diventato Stilgar. Adesso si è diventato stile, vai tranquillo. Comunque, quello che volevo dire, mi associo a quello che dice, ripeto, io ho l'hardware e il software originale, non so quel tipo che magari dice non ce l'ho, fa finta di no, io c'ho tutto, quindi non c'è problema. Posso dire che effettivamente giocarlo in quella qualità, con Full HD, 4K, con 60 fps, ragazzi, vi ripeto, Breath of the Wild, se lo giocate con 60 fps è un'altra esperienza, praticamente un'altra esperienza. Quindi è vero, però bisogna anche essere rispettosi, ripeto, nell'avere l'hardware originale e capire che comunque è nato sì per console ed è nato in un certo modo. Ovvio. Quindi ricordiamo che se non esiste sull'originale, su PC è solo uno schermo. Sì. Vai, cioè la mia domanda c'entra con questo, ma è fuori luogo in realtà. Ma che hardware serve però per giocarlo su PC? Cioè, comunque allora, serve bella domanda. Allora, vi dico, io ho un portatile, l'ho messo su portatile, quindi vi faccio capire. Su un portatile con un Ryzen 5 4006, è un 6 core 12 thread, quindi sono, ripeto, portatile, processore da portatile. Hanno una 1650 Ti, quindi alla fine non è una scheda grafica potentissima, però con queste specifiche io comunque riesco a giocarlo in 60 fps al massimo con tutti i settaggi. Quindi alla fine non serve un computer della NASA, però serve comunque un computer prestante per fare comunque per però farlo andare giochi, avanti. Giochi la versione Wii U. Sì, è la versione Wii U. La versione Wii U, in teoria sta uscendo qualcosa nel mondo, nel sottobosco di internet, che praticamente sta uscendo. Switch funziona anche abbastanza bene. Sì. Dopo parliamo un po'. Comunque, buon salve Peter. Peter è un altro ragazzo che non ama, anzi non adora e non gli piace per niente Zelda. Quindi non è l'unico Stilgar, posso dire. Ok. Detto questo, ragazzi, abbiamo io volevo dire una cosa sulla cosa dei prezzi che aveva parlato Liam. È vero che la Nintendo fa pagare caro i suoi giochi, basti pensare che io su Nintendo DS volevo giocare Bravely Default
che era un'esclusiva Nintendo. Consiglio. E porco il cane, sono stato 3 anni ad aspettare che scendeva di prezzo ed è costato sempre 50 euro, non è sceso mai di prezzo in 50 euro. Non scende mai, non scende mai. Io faccio un contro... Tant'è che non l'ho più trovato, cioè è sparito dai negozi poi. Io faccio un controesempio, ragazzi, io sono un grande fan di Phoenix Wright Ace Attorney. Bravo. Sono un collezionista per della serie DS. Sono anni che aspetto che scenda di prezzo Trials and Tribulations, che è il terzo, e ripetiamo... per comprarlo. Ragazzi, sempre 50 euro. E ripetiamo... e ripetiamo che le versioni per DS sono quelle che sono ancora in italiano. Quali Stilgar, Stilgar. Quale ti piace di più? Aia, il 3. Aia. Obiezione! Il 3, Trials and Tribulations. Ricordiamo che quelli per DS sono quelli che ancora sono in italiano. Le versioni successive, 3DS e altre console, purtroppo, per persone come me che comunque non vengono coinvolte con l'inglese, sono in inglese. Tranne un Ace Attorney, che è insieme a quello all'altra IP di Nintendo, che si chiama... Layton. Layton. Phoenix Wright vs. Professor Layton, che pure è un giocone. Giusto. Allora, ragazzi, voglio mettere un'altra cosa in discussione. Il fanboismo, perché io adesso sparerò io una bomba, però penso che voi sappiate già, perché a qualcuno ci ho già parlato di questo. Io reputo che il peggior problema di Nintendo non è, oltre tutto quello che è successo, abbiamo detto, non è Nintendo, ma quello che c'è fuori, i fanboy. Secondo me i fanboy, le persone che comprano, giocano, mangiano tutto quello che viene propinato da Nintendo, sono per me il peggior, lo voglio dire, il peggior cancro che ci sta. È brutto che lo dico, ma è forte. È molto forte quello che dico, però è un mio pensiero. Io faccio parlare un attimo, come prima, Isma, Liam, cioè rotazione. Quindi Isma, se vuoi dire qualcosa nei miei confronti dopo questa cosa. No, io sono d'accordo che qualsiasi forma di fanboy, che sia Nintendo, che sia Sony, che sia computer, è una forma sbagliata di giocare, perché vuol dire che tu ti rendi cieco, cioè vedi solo quello che vuoi vedere e giochi solo quello che vuoi giocare. E di conseguenza, se poi dopo tu magari una persona viene a dire no, ma magari quel gioco è alla pari o è anche migliore, tu dici no, a prescindere, a spada tratta, vai, no, Nintendo è il best, è top. Oppure arriva uno di Sony, dice la mia esclusiva è migliore. Io invece sono sempre stato molto aperto a tutto, nel senso che sono sempre stato un ragazzo che giocava a tutto, come ho già detto, poi infatti nel mio canale porto tutti i giochi. E mi piace giocare a tutto, mi piace guardare quello delle altre console, mi piace guardare il lato PC, tutto quanto. E secondo me il fanboy non fa bene neanche alle software house, perché come hanno detto poi... non mi ricordo come Stilgar, non mi ricordavo il nome, scusami. Così poi dopo la software house poi non tende neanche a migliorare, perché poi se tu da fanboy acquisti alla cieca qualsiasi gioco, anche che faccia cagare, perché poi Super Mario, Zelda possono essere delle IP top, però non sempre magari sono usciti dei capitoli che erano al top, però magari un fanboy lo compra e dice vabbè, capolavoro, a prescindere. E io ho delle prove, nel senso che ho degli amici, ripeto, che sono dei fanboy Nintendo, e qualsiasi cosa che sia del mondo Nintendo è un capolavoro, a prescindere. A prescindere è un capolavoro, anche se fa cagare magari, è bellissimo. E la roba Sony invece, magari esclusive Sony, anche del passato, fanno cagare rispetto a Nintendo. Sta cosa non la concepisco, io penso che tutte le console hanno avuto i loro capolavori. Capolavoro, io non intendo gioco perfetto, intendo gioco che comunque ha fatto la storia. E quindi niente, io sono contro tutte le forme di fanboy. Io posso dire una cosa, forse i sonari, non lo so, voglio dire un attimo un'altra cosa, scaccio una bomba, hanno questo atteggiamento nei confronti di... Sì, lo so, ce l'ho pure io, che devi flexare, scusa, ce l'ho pure io. Scusa. Non è la 5, però. Che sapore, eccolo! Vabbè, ciao! Comunque, quello che volevo dire, la cosa più brutta che c'hanno comunque i... No, più brutta. Il... Che cosa sta cacciando? Questo l'ha costruito lui,
ragazzi. C'ho il Sega Mega Driver giù. Voi ce vabbè, raga, uscite tutto. Cioè, no, sto scherzando. No, tutto giù in garage, cioè, non andiamo avanti. Vabbè, raga, ce l'ho pure io l'arcade stick. Qual è il problema? C'ho questo, dell'ori di merda, 30 euro, però ce l'ho pure io. Qual è il problema? Caccia la bomba sui sonari che magari posso rispondere. Sì, sì. I sonari rispetto, per esempio, ai Nintendari, posso dire... L'unica cosa è posso dare ragione ai Nintendari e dar contro un pochettino ai sonari, che Sony non ha un passato, tra virgolette, cioè è nato con PlayStation. Sì, il passato PlayStation lo abbiamo amato tutti quanti, abbiamo tutti quanti goduto tutto, ma quello che comunque ha Nintendo rispetto agli altri è il passato, e questa cosa purtroppo i sonari non potranno mai averlo, tra virgolette, cioè non sono nati con quei giochi comunque erano Nintendo, Super Nintendo e Game Boy. Diciamo l'impressione di quello. Posso dire quella cosa? Sì, ho capito, posso essere d'accordo, ma il passato è il passato. Cioè, uno non può rimanere adagiato sul passato. Allora la Nintendo, solo perché ha un passato, e la top console, non sono di questo parere. No, ma non lo so. Infatti io l'ho detto, ho sganciato una bomba così. Vai. No, nel senso, la PlayStation è vero. Non giustifica mai il futuro. La PlayStation è vero, inizia la sua storia con la PlayStation 1, ma questo non vuol dire che sia inferiore alla Nintendo, perché inizia così. Cioè, no, ma non parlo di inferiorità, parlo di del fatto che quando per esempio ci sono console war, tra virgolette, ci sono comunque persone che mettono in mezzo discorsi molto inutili e tutto, come i sonari, la grafica, noi abbiamo la potenza di qua e di là. Però per difendere un pochettino, tra virgolette, allora, gli Nintendari, posso di quello, cioè ripeto, per quanto ha un passato che non ha la Sony. Ah, per quanto riguarda la discussione della grafica c'è poco da dire, io quelle persone lì le blasterei già col dire sì, tu hai la console che ti va a 60 fps, io ho il PC che mi va a 144 fps, tutto ultra, quindi, cioè, quindi c'è poco da parlare di grafica. Io non l'ho mai capito le battaglie tra la grafica delle console, perché se devo puntare alla grafica, mi prendo un computer, non mi prendo la console. Io la PlayStation, io lo dico, io non sono un sonaro, io se la PlayStation la compro perché la PlayStation ha ancora delle esclusive. Ma se perché significa non sei un videogiocatore e non ti interessa giocare? Se la PlayStation non avesse esclusive, io non la comprerei neanche, perché ho il PC, mi basta il PC. Nintendo uguale, la Nintendo io se la compro è perché mi interessa Zelda, perché mi interessa Super Mario. Sì, infatti lo stesso discorso che ha fatto prima Stinger, mi pare. Neanche. Cioè, a me non me ne frega un cazzo della grafica delle console, sinceramente. Poi che siano al pari dei al passo dei tempi, ancora meglio, perché è impossibile che nel 2021... le console adesso siano arrivate al 60 fps e ci hanno messo un bordello di tempo. Parlo da... In realtà è 60 fps ancora poco, perché il PC ormai ha superato. Considera che Sonic su Mega Drive comunque andava a 60. Cioè non è una cosa recente. Sì, ma infatti non è una cosa recente, infatti c'è stato un passo indietro. Cioè, nel frattempo vi presento Anakin Skywalker. Ciao Anakin Skywalker. Sì, okay. Comunque, come ho letto SipT che ha scritto una cosa in chat, che confrontare Sony e Nintendo non ha molto senso. Effettivamente è vero, perché comunque sono due console completamente diverse. Allora, io confronto soltanto il loro passato, posso confrontare, ma non come grafica e altro. Ma io dopo il passato alla fine non lo puoi confrontare, anche perché comunque è vero. Cioè, essendo che Nintendo è nata prima, la Sony è nata dopo, sulla storia, diciamo, tra virgolette, vince la Nintendo, quello sì, però... Io personalmente... Grazie degli host, ragazzi. Non mi ricordo, ragazzi, adesso faccio una domanda. Final Fantasy VII è uscito anche su Nintendo, non mi ricordo, no? Doveva uscire. Solo PlayStation 1. Doveva uscire, ma poi l'hanno fatto uscire su PlayStation 1 e basta. Sì. L'unico gioco che ha fatto... No, veramente... non doveva uscire, in realtà. No, io so che... Proprio... 64. No, purtroppo per via della cartuccia limitata del Nintendo 64 non hanno potuto farlo. E non è potuto iniziarlo lì. Quindi iniziato su PlayStation. Ok, capito. Okay. Vabbè, tipo Final Fantasy VII, però è un gioco storico. Perché già c'erano delle rotture per quando svilupparono Chrono Trigger su Super Nintendo. Il gioco doveva contenere più roba, ma Nintendo non voleva dare una cartuccia più capiente, per dire. Sì, ma infatti questo è uno dei problemi che poi ha portato anche Nintendo 64 a non essere una console venduta e tutto. Quello purtroppo è stato troppo la conservatrice, bravo, è stato troppo, ma non solo. Sia
una console abbastanza potente, però. Io non solo, io ti ripeto, io ho solo ho sempre due difetti per quanto quando parlo di Nintendo 64. Le cartucce, quindi la limitatezza delle cartucce. Infatti c'è gente che ancora adesso in questo momento non capisce come ha fatto a comprimere due CD di Resident Evil 2 in una cartuccia, ancora la gente non sa come fare. Quella è stata una bella prodezza, non si sa ancora come abbiano fatto. Infatti. Hanno tolto i filmati, però. No, non hanno tolto i filmati. No, i filmati non hanno tolto. No, mi sembra che avevano tolto qualcosa nella versione di Nintendo. No, avevano ridotto il calcolo dei filmati. Cioè, nel senso che se un filmato aveva la sua su un secondo c'era 60 fotogrammi, l'avevano ridotti, però mantenendo e togliendo qualità, perché comunque la maggior parte della dimensione dei videogiochi ai tempi erano per i filmati, ragazzi. Cioè, Final Fantasy VIII non avrebbe 4 CD se non fossero per quei filmati in full motion video pesanti, ragazzi. Prendiamoci chiaro pure per quello. Ma infatti poi filmati comunque, che occupavano. Poi un altro difetto che c'è stato secondo me, però questo è il mio personale, quindi non è una cosa oggettiva ma soggettiva, è che comunque il pad era croce e delizia, nel senso era un'innovazione mettere l'analogico sopra il tridente, però il problema è che tu prendendolo in mano una parte di joystick non lo utilizzavi, ed è stato secondo me quello una cosa che non mi ha mai fatto piacere a me personalmente, poi non so voi altri. Sì, non aveva senso, che non mi è piaciuto. Non aveva senso quel piede che stava in mezzo, non l'ho mai capito sinceramente. Non lo quello usava. Il grip centrale. Faccio parlare un attimo Stilgar, vai. No, volevo sapere, ma voi non lo usavate tipo tenendo lo stick in bocca così? Quel senso di joystick, tenerlo in bocca. Potrebbe essere qualche atto sessuale, cioè potrebbe succedere. Aspetta, fai vedere? Così. Ma vi devo dire di profilo. Mi è capitato una volta con l'Highland Wars, Stilgar. Io non ho mai capito quel joystick. Volevo dire una cosa, ragazzi, ora a parte flexate, che vabbè, flexate pad Nintendo 64, voglio dire. No, vabbè, tranquillo. Io voglio dire questo, noi possiamo stare a parlare quanto vogliamo, che i fanboy sono una cosa brutta, che è brutto dire Nintendo, Uber Alles, mentre invece Sony schifezza, oppure Microsoft bellissima, però il PC fa schifo. Ragazzi, una software house è un'azienda che vende prodotti. Loro ci marciano sui fanboy. Certo. E chi decide di tenersi il fanboy, cioè chi decide di esaltare il fanboy, come fa Nintendo, e questo penso sia innegabile, giusto? C'è chi dice, io voglio dare una pletora di giochi più ampia possibile, come sta facendo Microsoft con la Xbox. Il mondo PC lo lascio un attimo da parte, perché lì credo che io non mi ritengo fanboy di niente, però è oggettivo che su PC ho la massima versatilità ed è oggettivo che su PC ho la massima grafica, se me lo posso permettere a livello monetario. Quindi mondo PC lasciamolo da parte. Esatto. Si sta parlando di aziende che vendono cose. Nintendo sceglie di venderti sempre una differente declinazione dello stesso prodotto, che ragazzi, Mario, ormai ci sono arrivati davvero a 64 episodi, il prossimo lo devo chiamare Mario 65. Ah, quindi Mario 64 su 64 non era il nome della console, ma era già un titolo successivo. È il sequel del prank, sì. Cioè... Mario 1, Mario 2, Mario 3, poi hanno sono presi un attimo una pausa dalla continuity. No, perché canone, World, capito, giustamente. Come andrà nel 2020 e si chiamerà Mario 64. Poi nel 2021 uscirà Mario 65. No, ma a parte ragazzi. Clippate, ragazzi, questa. No, io sentivo io. Si tratta di vendere un prodotto. Lo fai con le esclusive, lo fai esaltando i fanboy. Se io sono fanboy Nintendo sa che il prossimo gioco che esce, se io ho il dubbio, se io ho 60, 70, non ho manco idea di quanto costino i giochi per console oggi, ma credo 60,
70. Allora, 50. Adesso, allora, sì, aspetta, aspetta. Deve essere 50. No, 50. No, in questo momento con, aspetta, in questo momento con le nuove console sono stati aumentati i prezzi di 10 euro. Quindi adesso sono arrivati a 69-70 euro. Te lo dico giusto per... Ok, perfetto. Sì, ma se parliamo di Nintendo sono 350 e 60. Va bene. Sì, 70 se sono i piedi Nintendo, 50 se sono i piedi. Non volevo fare una riflessione su questo. Va se io sono fan di Nintendo, Nintendo sa benissimo che se io ho 60 euro in tasca, io compro il nuovo Zelda, non compro il prossimo, che ne so, che esclusiva c'ha Sony adesso, God of War. Horizon, God of War. Esatto, bravo, Horizon è un perfetto paragone, cioè se io sono fanboy Nintendo, Nintendo sa che i soldi li do a Nintendo, non li do a Sony, per quanto magari Horizon è un gioco migliore, non lo so, non lo so. Quindi, okay, ciao Daviver, quindi, ragazzi, alla fine possiamo parlare di filosofia quanto vogliamo, possiamo parlare di cosa è meglio, cosa è peggio. Sono aziende, ci vendono un prodotto, noi siamo consumatori, lo compriamo. Non c'è nulla da fare. Certo. Io credo, provo con anche cercando di riflettere, cercando di promuovere la cultura videoludica a ragionare in modo oggettivo e investire su un ambiente, su un contesto di piattaforma che mi permetta di scegliere che cosa voglio fare, piuttosto che votarmi, fare l'all-in come a poker su di un ambito soltanto, cosa che fa il fanboy. Però, ovviamente, alla fine, si tratta da una parte di un'azienda che mi vende un prodotto, dall'altra parte di un consumatore che vuole un buon utilizzo del suo tempo libero. Se l'utilizzo del tempo libero del fanboy Nintendo è giocare a Super Mario 70.000, a me va benissimo. L'importante è che ci sia un oggettivo tornaconto dei soldi che uno spende. Se uno spende, se uno compra la PlayStation 5 perché c'è scritto PlayStation, secondo me fa una spesa sbagliata. Se uno compra una PlayStation 5 perché vuol giocare al remake di Demon's Souls, per quanto io detesti i remake, allora va bene. Sì, sì, infatti quello che voglio fare io, voglio giocare io. Ragionata. Il fanboy, per definizione, non farà mai una scelta ragionata. Ma il paradosso, che poi non paradosso non è, è che le aziende che ci vendono questi prodotti desiderano esattamente il fanboy. Sì, è il marketing alla fine. Ma posso dire la stessa cosa anche per PC, ragazzi, però. Così ti faccio anche la frecciatina. Quante persone ci sono state dopo gli annunci della serie 3000 dell'Nvidia? Persone che avevano una 2080 Ti, magari sì, non giocano neanche forse in 4K, forse giocano in 2K. Quante persone l'hanno venduta? Pazzi. L'hanno ricomprata? E di prestazioni, per quello che comunque gli serviva, non è che è cambiato tanto, perché comunque persone che hanno monitor da 60 fps 100, facciamo 60 Hz, scusami, cambiare una scheda video da un, per esempio, ma adesso faccio proprio un esempio più stupido, diciamo una persona c'ha una 2080, la prende una 3070, per me, secondo me, anche lì il fanboy PCista ha sbagliato, nel senso sbaglia. Assolutamente sì, assolutamente. Perché sì. Comunque parliamo di scheda video potenti diversa, sempre. Però. C'è una filosofia diversa e è perché quello che tu chiami fanboy PC, e non hai torto a chiamarlo così, vuole il top delle prestazioni a priori. Vuole avere il potenziale di mettere tutte gli slider delle impostazioni avanzate della grafica tutte a destra, tutte al massimo. Sì, sì. Perché così si sente realizzato? Ma perché vedo tante persone che pure prendono i 9 addirittura, che sì. i 9, ragazzi, parliamoci chiaro, i 9, i 7 sono processori che se uno non streama, se uno non fa montaggio video o altro, sono solo roba inutile. Guarda, c'è un modo di dire, c'è un modo di dire inglese che dice a fool and his money are soon parted. Uno sciocco e i suoi soldi si separano molto velocemente. Quello è un altro discorso, cioè è come dire io tutti i giorni vado da casa all'ufficio e dall'ufficio a casa mi compro la Ferrari. Perché? Perché voglio il massimo. Ce li hai i soldi, rubi niente a nessuno. A posto. Certo.
comprare. Certo. No, non puoi venirmi a dire che io, che magari ho una Ford Fiesta, sono da meno di te. Questo è, hai ragione Norman nel dire che questo è il problema dell'ambiente PC. Perché ogni ambiente c'ha dei problemi, questo voglio dire. Nel senso, adesso parliamo tanto di console, ma c'è anche comunque queste persone. Assolutamente sì, è vero, infatti, cioè, se tu parli con un fanboy PC, cosa che io mi vanto di non essere, piuttosto che dirti a cosa sta giocando in quel momento, ti dirà le specifiche hardware della sua macchina, senz'altro. Magari non, ma il fatto è che io vedo anche molte persone che sono fanboy PC, si fanno il PC della Madonna e poi dopo non giocano neanche. Cioè io ho visto persone che Ma ci gira Crysis. Ho visto persone farsi dei PC potentissimi e non giocare dopo. Cioè allora cosa te lo fai a fare? Cioè lo fai per fare il figo? Cioè non capisco. Grazie, alcune persone lo fanno per fare solamente per fare lo sborrone. Cioè. Sì sì, è vero, sì, è vero. Sì, guarda, hai detto una cosa che non è, sembra stupida, ma non è più stupida per niente, perché ne conosco non è, gente così. Non è assolutamente scontato, però da un altro canto invece dobbiamo ringraziare, tra virgolette, Nvidia, che ha deciso di cacciare i soldi per realizzare il porting per PC di Final Fantasy XV, e credo che abbia cacciato i soldi anche per il porting di Final Fantasy VII Remake. Ah sì? Non lo sapevo. Beh, su 7 Remake spero che lo ottimizzi un po' meglio del 15. On a downside, ragazzi, devo dire che comunque Nvidia ha sempre fatto i suoi porci comodi con le ottimizzazioni, cacciando i soldi per mettere i propri shader all'interno dei giochi. Certo, c'è la libertà, però quando Nvidia ci mette mano, raga... Ma pure là ce n'è da parlare, perché comunque pure là c'è un mondo, un sottomondo. È un universo, cioè a confronto le console sono una macro categoria sicuramente più ristretta a livello componentistico. No, quello è ovvio. Sì, sì. Allora, Blue Scarf, cioè Alessio, adesso puoi parlare tu sul fatto dei fanboy? Poi dopo facciamo qualche altra domanda. Allora ragazzi, io onestamente dico una cosa, è una cosa che ho detto sempre, Norman, tu te la ricorderai. Ho avuto a che fare con tante persone nella mia vita, con fanboy di videogiochi, con fanboy di IP, e non mi ci sono mai trovato bene. Io sono un fan fortissimo di Final Fantasy. Però ragazzi, onestamente non dico che Final Fantasy XIII è bello, ok? E non dico che Final Fantasy The Spirits Within è bello, anche perché stava facendo fallire Square. Questo per dirvi cosa, raga? Che credo, come tutti noi, a me piacciono i videogiochi. A prescindere da dove vengano, a prescindere da chi l'ha fatti. Il discorso del fanboy è una cosa che mi ha sempre allontanato. Per esempio, faccio un esempio a caso: Undertale è un gioco pseudo innovativo per le meccaniche che ha portato nel bullet hell, nell'RPG, è molto interessante, però ha preso a piene mani anche da Mother, ma quello è un altro discorso. Sì. Raga, vogliamo parlare della fanbase di Undertale? Madonna. Cioè, vogliamo parlare, oppure... Ma un altro esempio, Sonic. A me piace tantissimo Sonic. Ragazzi, se andate a vedere le fan art di Sonic o la fanbase di Sonic, sono gente con uno non ci puoi parlare, o sono fanatici di una determinata frangia sessuale che non contesto. Io credo che Sonic Force la domanda diventa perché. Io credo che Sonic Force sia stato creato appunto per queste persone, per farti creare il tuo avatar. Ma... probabile, è possibile. Sicuro è stato. Ma perché per quel gioco non hanno proprio investito su niente. Ti permette di creare l'auto e basta, finisce lì, poi il gioco non c'è. Ma anche quelli, i fanboy di Dark Souls, sono dei fanatici, ragazzi, eh? Non puoi parlare con la gente. I fanboy di The Witcher. Sì, ragazzi, parliamoci chiaro su una cosa. Mi darete ragione. Un attimo. Purtroppo internet ha dato e ha tolto un sacco.
ha dato la possibilità a tutti quanti di scrivere la propria opinione, ma ha tolto il fatto di ragionare. Quindi parliamo con persone che comunque i fanboy ci sono dappertutto. Non parlo, per esempio, io posso parlare quello di LOL, perché io comunque giocavo molto a LOL. E, Madonna, la fanbase e di non LOL. Posso, non si può discutere, non si può parlare. Quindi diciamo le fanboy, queste persone in generale, non, dappertutto ci sono. Non ci sarà mai una fanbase tranquilla, tra virgolette, perché per esempio parliamo anche quella di Dark Souls. Ce ne sono tante, ragazzi, di cui si possono dire e fare tante cose. Secondo me l'importante è trovare in quella marea di gente in cui si parla e si discute, trovare quelle persone che veramente hanno voglia di mettersi in gioco e discutere in modo civile e creare una propria fanbase di un gioco o determinati giochi. Secondo me quello bisogna fare. Bisogna prendere il buono di queste persone, cioè di questi gruppi. I fanboy di Doom hanno ragione. I fanboy di Doom hanno ragione, però. A prescindere. Esatto, per forza. Doom, effettivamente sì, potrebbe starci. Che gli vuoi dire a Doom, ragazzi? Non si può dire niente a Doom. Ragazzi, chi dice qualcosa contro Doom, specialmente i propri primi, il primo, no, fuori. No, comunque, ragazzi, ogni estremismo è una sciocchezza, quindi è ovvio che un fanboy, è ovvio che è uno che si preclude la possibilità di godersi un titolo che va al di fuori di quello che è il suo modo di intendere la perfezione, a torto, a priori. Perché, ma in ogni ambito, in ambito videoludico, in ambito artistico, in ambito politico, anche se volete, volersi automaticamente esiliare da quello che è il resto del mondo è sbagliato. Quindi secondo me un giocatore esperto, un giocatore che veramente vuole capire come funziona il mondo in cui si trova a avere a che fare, deve per forza andare a guardare tutto quello che è l'intero panorama disponibile. Quindi a me non piace Zelda, ho giocato Zelda, lo dico dopo che l'ho giocato. A me non piace Call of Duty, lo dico dopo che ho giocato Call of Duty. Non posso dire a me non piace Call of Duty perché non è Zelda e a me piace Zelda e allora non mi piace Call of Duty. È sbagliato. È come dire, sai quanta gente conosco che mi dice no, a me non piace la birra. Ok. L'hai provata la birra, cioè nel senso per dire. ma boh, non mi piace la Moretti. Ok, ho capito. Ci può stare? Ci può stare. Bisogna avere un pensiero critico. Uno che dice io sono un videogiocatore deve avere un pensiero critico. Vabbè, sì, per forza. Sì, sì, assolutamente. Un senso anche proprio di estetica. Quindi tornando, lo dice anche il professor Layton, il pensiero critico è la chiave per il successo. Bravissimo, infatti grande professor Layton. quindi tornando al tema, la perfezione esiste probabilmente, ma non può esistere relegata a un solo ambito. Io rimango della mia opinione, non è in un solo posto che dobbiamo andare a cercare la perfezione in ambito videoludico, ragazzi. Ma posso dire una cosa, per esempio? Ai tempi, il gioco che si avvicinava più alla perfezione, tecnicamente parlando, era Half-Life 2, perché introduceva le meccaniche del peso degli oggetti, dei puzzle appunto ambientali e tutto, fatti con la fisica. È un gioco che, ancora giocato adesso, rende tantissimo, perché è un gioco che appunto aveva già delle innovazioni, che 2004 era uscito, aveva già delle innovazioni che appunto rendevano quel gioco e lo rendono ancora fresco, ma di certo non è la perfezione, dal punto di vista che ci sarà sicuramente una nuova tecnologia, un nuovo modo di pensare il videogioco che manderà in disuso, o tra virgolette manderà
Posso anche dire in disuso, anche se è brutto dirlo, magari un po' più pesante, disuso questa tecnologia, quindi magari potrebbe esserci, magari per quello per esempio che si scherza molto, si dice Half-Life 3 non uscirà mai, non sa contare fino a 3, bla bla bla, non sa contare qua e là. Però abbiamo visto per esempio già con un anticipo di Alyx che comunque c'è secondo me l'intenzione per esempio di creare un nuovo capitolo e la perfezione in senso lato come gioco, nel senso come se fosse riconosciuto a livello universale, però ripeto anche come diceva Stilgar, Half-Life mi dà modo di introdurre un altro tema che secondo me ci fa molto ragionare su quella che può essere la perfezione. Mi è fatto venire in mente che proprio qualche settimana fa è uscita una nuova mod di Half-Life 2 che rende l'aspetto grafico di Half-Life 2 e anche il motore fisico al passo con i tempi, e sto parlando dei tempi del 2021. Questo di fatto prende questa mod, naturalmente disponibile gratuitamente e naturalmente affiancata da centinaia di migliaia altre mod amatoriali, rende il gioco, se vuoi, nuovo, lo rinnova. Ecco, permettere anche a chi vuole di modificare un gioco sviluppato da altri, secondo me è la via verso la perfezione, perché mi permette di rendere un gioco potenzialmente eterno e fresco. Visto che abbiamo ironicamente fatto riferimento alla fanbase di Doom, ragazzi, ancora oggi c'è gente che sviluppa livelli su Doom 1993. Questo su di una console, soprattutto su una console Nintendo, facendo di nuovo riferimento a tutti gli spietati avvocati di Nintendo, non ce l'avremo mai. Quindi la perfezione passa in ambito videoludico per forza dal rispetto nei confronti del consumatore. I consumatori siamo noi. Se io sono obbligato a giocare a Super Mario come vuole Nintendo, Nintendo non mi sta portando rispetto. Sono io che comando Nintendo, sono io che ti pago lo stipendio, non sei tu che mi concedi di giocare a Super Mario. Quindi quando anche su di una console io potrò trovare effettivamente mod con lo stesso grado di libertà che trovo nel PC, allora potrò azzardarmi a dire che anche su una console può essere vagamente possibile parlare di perfezione. Bravo, Crono. Nel frattempo... No, perché è entrato uno, ha detto qualcuno di noi non è vergine, che non sia un discorso giusto da farlo in questo momento. Ma allora, dipende da te. Comunque. Ma da qui il fatto dei mod, ricordiamo che uno dei giochi più scaricati e giocati su Steam è cosa? Garry's Mod, che è una mod di Half-Life. Sì. Ma poi ricordo con tante risate i giocatori di Final Fantasy XV su PS4 che si volevano chiamare le mod, ma per ovvie ragioni non potranno mai avere delle mod su Final Fantasy XV su PS4. Su PC ho visto che l'hanno messo le mod, però se non sbaglio qualcosa, esatto, non per, ma proprio ufficiale. Perché posso dire una cosa, ragazzi, Steam in particolare c'ha un ramo che permette di dare spazio ai modder, che poi c'ha lì tutti i suoi difetti, anche quello, però il workshop, sì. Il panorama dei modder PC è veramente 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 interessante. Però posso dire una cosa, ragazzi, una certa libertà ce l'ha. Ha detto qualcosa Silger che mi ha leggermente triggerato, nel senso, voglio sempre creare un po' di discussione e tutto. Per esempio, ha detto: se Super Mario non è stato. No, a me perché voglio fare anche un po' di discussione. Mi piace anche stuzzicare. Posso dirlo, almeno si crea un po' di discussione, sempre in modo civile. Allora, praticamente ha detto che, per esempio, se Super Mario una persona lo vuole giocare nel modo che vuole giocare lui, deve essere. Cioè, non, diciamo che lui deve comandare, non per forza Nintendo. Detto questo, secondo me,
un passo avanti l'ha fatto Nintendo da un punto di vista, di questo punto di vista. E sapete già di che cosa sto parlando? Il gioco in questione che appunto serve per creare i tuoi giochi di Super Mario e Super Mario World. Super Mario Maker, scusatemi. Super Mario Maker. L'ha fatto dopo tanto tempo. Ci saranno tante limitazioni. Sono sicuro che ci sono dei tool su altri lidi come PC e altro che ti possono dare la possibilità di creare giochi anche migliori. Sta parlando di un level editor. Sì, però ti crei comunque... Non è un framework di modifica. No, 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 ma infatti quello, diciamo che però è un passo in avanti che comunque Nintendo non avrebbe mai fatto. Posso nominare un gioco? Vai. Allora, a parte volevo dire una cosa sulle mod dei giochi, c'è un gioco in particolare che è ancora totalmente giocabile, vivo, ancora più vivo di una volta, che è Skyrim, che se lo moddate cambia totalmente la differenza di gioco. Ci sono delle mod che ti cambiano proprio il gameplay e lo rendono anche migliore. C'è il multiverso delle mod. Skyrim è top con le mod. Comunque poi un'altra cosa, su PlayStation c'è un gioco che ti permette di creare proprio dei giochi all'interno e c'è proprio un linguaggio Dream. Della media molecole che ma fece la... Questa cosa c'era anche su PlayStation 1 che si chiamava Netgear Oz. Comunque top, Dream ci hanno fatto dei giochi sopra che sono spettacolari. Se facessero altri giochi come Dream, cioè dei giochi che puoi creare giochi all'interno, secondo me la community potrebbe... Per RPG Maker che da PC... Sì, RPG Maker. Da PC che è su console. Ah, fai che probabilmente, io non lo so, Undertale come l'hanno programmato anche To The Moon, ma mi sa che l'hanno fatto con RPG Maker. Undertale no. Undertale no, vabbè, però tutte Moon sì. Cioè, comunque anche con RPG Maker puoi fare dei capolavori. Forse Evoland è fatto con RPG Maker. No, neanche, no. Evoland è stato un gioco che è stato creato in un evento di 48 ore in cui hai a disposizione... La Global Game Jam. Bravo. Hai 48 ore per sviluppare il tuo gioco da sviluppatore e appunto poi è stato creato questo videogioco che mi pare che dovrebbe essere anche la, non so se la stessa identica evento che poi che è stato creato anche Minecraft, se non dico cazzate. Comunque guardatevi, non ho idea, guardatevi Dream, perché Dream tanta roba, ci hanno fatto dei bei giochi, è impressionante. Cioè addirittura, ma poi è anche un'opportunità di lavoro, perché molta gente che ha sviluppato dei giochi su Dream belli ha poi avuto la richiesta da Media Molecule di andare a lavorare per loro, cioè quindi hai anche una chance di farti notare come programmatore e poi essere assunto, magari, che ne so, vuoi fare il programmatore di videogiochi. Io non lo vorrei mai fare sinceramente, perché è un lavoro di merda secondo me. Opinione no, è un bel lavoro, ma ragazzi attualmente viene sfruttato. Attenzione che c'è uno sviluppatore in questa chat, eh? No, ma non dico sviluppatore nel senso che è brutto sviluppare, ma facciamo un esempio Cyberpunk, okay. Che c'è il fatto che vieni spremuto alla fine perché devi stare nei tempi di sviluppo del gioco, e ci sono degli orari di lavoro che sono assurdi. Ti spiego anche il perché. La deadline di consegna. Intanto ma vorrei dire una cosa. Però è sbagliato, dovrebbero dare un po' più... posso dire una cosa? Cappina mi ha taggato su una storia che sta flexando letteralmente, proprio in modo letterario. Sì. sì, ma mi ha taggato mentre Stilgar parla di Nintendo su infatti sta flexando in tutti i sensi. Sì. Lo riposto, dai. Scusate questa cosa. Dopo me lo guardo il flex di Cappina. No, lo taggo io così, cioè lo riposto così vedete. Ok, scusate questa cosa. Era simpatica. No, vabbè, raga, comunque volevo dire semplicemente che il crunch nei videogiochi è una piaga. Come in ogni lavoro, uno dovrebbe avere l'orario fisso e basta. Non è che puoi spremere le persone a morte. E tornando a parlare di Nintendo, Nintendo inizialmente, ora non so come sia la situazione attuale, credo si siano allineati al resto dell'industria, però... Nintendo è sempre stata molto chiara su questo tema e li ho sempre stimati per quello, che loro hanno sempre detto che il gioco esce quando è pronto, non prima, non dopo, perché Nintendo sa, ragazzi, ai tempi, Nintendo se lo ricorda, quando il gioco usciva su cartucce non potevi fare la patch del day one, Nintendo se lo ricorda bene, quindi da questo punto di vista levo il cappello. Ripeto, c'è l'esperienza.
nel 2021 il mondo è molto più veloce rispetto negli anni 80, quindi il crunch, ragazzi, in qualsiasi ambito lavorativo, cioè se tu fai un lavoro e devi deliverare qualcosa, quello è il giorno, non è pronta la roba, mi dispiace, dovrei fare straordinari. Non c'è nulla a fare, se non altro, hai cambiato la chiesa di... Sì, si è tolto un attimo. Dai, scusami. Se non altro, CD Projekt, al di là di tutto quello che è successo, rilascio di Cyberpunk, se non altro gli straordinari glieli ha pagati gli sviluppatori. Se posso aprire una parentesi, spezzare una lancia a favore di CD Projekt. Beh, però c'è un orario massimo di straordinari in teoria per legge, quindi se uno supera quella soglia lì sarebbe anche illegale, tra virgolette, però... Però ragazzi, l'abbiamo voluto noi, eh? L'abbiamo voluto no, noi. Ma infatti... No, allora, io sinceramente ero del parere, adesso parlo un attimo una parentesi su Cyberpunk, fosse stato per me, se dovevo uscire così avrei preferito che l'avessero rimandato di un anno. Io non sono il tipo da dire, ah no, non voglio rimandi e cose così. Tosto, la versione console però... Ma anche su PC è uscito una merda, l'ho provato, è uscito una merda, più di bug anche su PC. Sta calmino, calma. Allora, il mio pensiero è che la versione... mi fate capire perché ci gioco, lo so, ti posso dare comunque pure io, oltre che l'hai giocato tu l'ho giocato anch'io. Allora, secondo me poteva essere giusto rilasciarlo su PC e... console di next gen. Le versioni quelle old gen, un po' anche come la Switch, perché se avete visto per esempio come l'esempio di The Witch, perché non è proprio l'esempio giusto, ma ci sono molti giochi che escono su tutte le console oppure su Switch, ma la versione Switch esce sempre dopo un po'. Io avrei fatto questa cosa esattamente, avrei fatto sì uscire sempre come è uscito Cyberpunk su PC e console di nuova generazione, quindi PlayStation 5, Xbox Series X, l'old gen l'avrei ottimizzato il più possibile, perché se vedete ci sono gli stessi, proprio la stessa asset, perché se tu guardi un frame della versione PlayStation 4 giustamente ti sgrani gli occhi, dici, ma è bello, come mai tutti ne parlano così male? Poi lo vedi in movimento e va a 5 fps al secondo quando non c'è traffico. Quindi secondo me era giusto che secondo me era giusto farlo rilasciare su PC, ma sul console di vecchia generazione ci voleva un po' di ottimizzazione, un bel po' di ottimizzazione in più. Posso aggiungere una cosa? Allora, io non sono propriamente d'accordo, perché secondo me non è proprio un problema solo di ottimizzazione, quel gioco lì ha proprio un problema alla base del linguaggio di codice, di programmazione. No, vediti dei video, perché non te ne rendi conto giocando solo, però hanno fatto dei test sulla fisica del gioco ed è un gioco arretratissimo a livello di fisica. Ci sono giochi della PlayStation 2 che sono fatti meglio, non è fattibile per un gioco del 2021. Cioè, addirittura che se il personaggio cade da un grattacielo stava immobile come un legno così. Cioè, ma stiamo scherzando, un gioco del 2021 così? L'acqua che se ci vai con il camion sopra... Allora, non il problema... La gente vuole gli open world. E gli open world avranno sempre di questi problemi. Non ci sarà mai un gioco open world in cui è tutto perfetto, è tutto perfetto. Ci sarà sempre un open world in cui, appunto... ci saranno difetti di animazioni, di fisica e tutto quello che è. Quindi è secondo me è un discorso... Bravo, non esiste anche quello. Cioè secondo me non è giusto neanche questo discorso. No, levatemelo dalla testa. Ragazzi, però il fatto è questo, è che gli open world hanno sempre problemi, per l'amor di Dio, ma Cyberpunk ha superato il limite dei problemi che si può avere in un gioco. Secondo me ce ne restano altri. Secondo me hanno affrettato le cose, dovevano farlo uscire fra qualche anno. Era questa la verità dei fatti. Su questo io spezzo una lancia a favore della Rockstar Game, perché la Rockstar Game GTA, faccio un esempio, che non c'entra un cazzo con Cyberpunk, sono due giochi completamente diversi, però loro non fanno mai vedere dei trailer prima che il gioco non sia pronto. Non danno mai una data di uscita, come ha detto Stilgar per la Nintendo, che loro dicono quando il gioco è pronto, stessa cosa lo fa la Rockstar Game. Loro non danno mai una data di uscita, mai un trailer, non danno mai farsi speranze. Quando il gioco è pronto, fanno vedere il gioco, esce fra tot mesi, ed esce il gioco, ed è pronto. GTA non ha problemi a livello di bug. GTA gira pure su 360, GTA 5, ma di che stiamo a parlare? GTA 5 gira su pure su Xbox 360. Cyberpunk hanno fatto uscire il trailer 3-4 anni fa.
l'hanno rimandato 20.000 volte e poi alla fine è uscito un gioco del cazzo alla fine, ragazzi. No, aspetta, non si può dire. No, che... aspetta, aspetta. No, no, aspetta. No, mo mi stai triggerando. Calma, aspetta. Isma, hai parlato. Aspetta, ti ho fatto parlare. Ti ho fatto parlare. Mo mi hai triggerato, però. Mo vedrai il Ridge Moment di Norman. Aia, occhio. Allora. Ti è Chrono Trigger. Come dicevo, sì, Chrono Trigger, sì. Come dicevo, che comunque ha i suoi difetti Nintendo, perché a mio modesto parere ci sono alcune cose che non vanno, contestabili o no, cose che comunque non possono essere contestabili, e mi dispiace che comunque ti devo contraddire anche molto aspramente su questo punto, sempre in modo civile, è che la discussione del è un gioco di merda non lo accetto. Io non lo posso accettare, ti spiego perché, in che senso. Come gioco di base è un grandissimo gioco, è forse uno, se non forse l'open world più grande, più immaginario, più fatto bene tecnicamente, proprio il concept di base. Cioè, se tu ti immagini una scena cyberpunk, tu immagini cyberpunk. Se ti pensi proprio un videogioco, un film, qualsiasi cosa che abbia tema cyberpunk è quello. Quindi, da questo punto di vista, non c'è da dire, artisticamente parlando. Una cosa ti posso contestare, sì, magari è l'intelligenza artificiale molto arretrata, che però comunque anche giochi simili hanno, per dire, anche per esempio per me personalmente un GTA 5 ha anche questi problemi di intelligenza artificiale, solo che però ne fa, siccome è un gioco che è uscito dopo, può fare più rumore di Cyberpunk. Però dire che comunque è un gioco di merda non lo posso accettare, perché appunto stai parlando di due aspetti diversi. Io sto parlando della parte tecnica del gioco. Da quel punto di vista è una merda. Cioè, non si può parlare ma che sia non un è gioco ottimizzato. Di... Non è ottimizzato. Norma, non è una questione di ottimizzazione. Tu ti stai focalizzando solo sull'ottimizzazione. È proprio fatto male. È proprio fatto male il codice del gioco. Te l'ho detto, devo farti vedere. Devo mandare qualche video perché sono capisci. Contrariato su questa cosa, non però ma perché tu non hai visto i video che ho visto io, per quello. Ma io non vedo video, c'è gioco. Ho capito che ho giocato anch'io, ma quelle cose devi vederlo. Aspetta, nei video hanno fatto dei test. Facciamo un attimo parlare pure stile, vai. No, dicevo, può un gioco imperfetto dal punto di vista tecnico essere un buon gioco? Sarà meno godibile, ma secondo me sì. Ha sicuramente più possibilità di essere un buon gioco rispetto a un gioco perfetto dal punto di vista tecnico, ma povero di contenuti. Parlando proprio di Nintendo, visto che comunque stiamo parlando di Nintendo in questo episodio di stamani, e tornando a parlare della inferiorità tecnologica, inferiorità a livello proprio di muscoli, a livello di hardware, che è sempre stata di Nintendo, salvo gli albori, salvo il NES, vabbè, lasciamo stare. Loro hanno sempre fatto dei giochi tecnicamente inferiori, giocandosela molto safe da questo punto di vista. Scusa? No, ti leggo. No, Isma sta scrivendo in chat. Dille cose in faccia. Ma guarda che si scherza comunque. Vai, Nintendo si è sempre giocata molto sulla difensiva, non osando mai da un punto di vista tecnologico, cosa che invece è sempre stata la bandiera della Xbox, è sempre stata la bandiera della PlayStation. Ragazzi, PlayStation 5, prima ancora di dirci che giochi uscivano, ci hanno detto che avrebbe girato a 60 fps a 4K, e l'intera platea PC ha detto vabbè. Sì, esatto, è vero, PC è vero, detto... No, prima di dire che giochi c'erano aveva detto quest'anno ci abbiamo l'SSD. Se voi la monti su una PlayStation 2 l'SSD, vabbè. Cose strane da suonare. Frecciatina, però ci sta, dai. Vai. Legittima, approvo. Quindi, un gioco come Cyberpunk, che è sicuramente una mosca bianca nel panorama di oggi, fortunatamente, perché mai così tanto si era visto l'influenza che può avere la direzione, può avere il marketing sullo sviluppo di un videogioco. Un gioco come Cyberpunk è imperfetto dal punto di vista tecnico, assolutamente sì, ma proprio alla radice, do ragione a Isma,
ma da un punto di vista di game design, quello sì, forse una delle cose migliori che sono uscite. Assolutamente, sì, sul lato design è top. Quindi, se volete, è un gioco alla Nintendo, da questo punto di vista. È arretrato da un punto di vista tecnico, ma perfetto da un punto di vista di game design, o meglio, prossimo alla perfezione. Si può leggere anche da questo punto di vista, secondo me, e proprio in virtù di questo Nintendo ha sempre l'ha sempre usato come punto di forza, proprio il game design. Alla fine, ragazzi, Mario è un giochino dove c'è un idraulico che tira le capate ai blocchi e schiaccia i funghi. È ridotto all'osso, però ci piace ancora oggi. Cioè, uno accende il NES, c'è Super Mario, una partita te la fai. Sì. Ma infatti io è quello che voglio dire. Di giochi ultra super complessi, come può essere, che ne so, Red Dead Redemption 2, parlando di un open world meraviglioso, forse il migliore mai uscito, e a me non è piaciuto Red Dead Redemption 2, ma per altri motivi probabilmente no. Però si può vivere solo di Super Mario? Secondo me no. C'è bisogno di questo e di quest'altro. Nintendo, sì, mi dà solo quello. Questa è la perfezione. No, sì, torna lì. Sono d'accordo su questo, perché da parecchi anni Nintendo non sta cacciando solo Super Mario, ma ci sono anche state 9P che non sono state cagate perché sono nuove, perché purtroppo il mercato funziona così, una cosa nuova non la vai a considerare, però non c'è solo Super Mario, non guadagna solo, cioè guadagna molto su Super Mario, però non guadagna solo. Ma l'hanno voluta loro la fanbase così, Liam, l'hanno voluta loro la fanbase che vuole solo Super Mario, Zelda e Pokémon. È chiaro che se oggi vanno a proporre nuove IP non se le caga nessuno, se non magari qualcuno che non è fanboy Nintendo. No, ma diciamo che l'hanno costruita loro nei tempi, l'hanno costruita e l'hanno educata e plasmata a loro immagine e somiglianza, se può dire. Esatto. Quello è il problema. Ma comunque noi penso, prendendo sempre... Non ti si sente bene. Non si sente niente. Non ho sentito niente. No. Provo a riparlare. No, si è sentito, però non devi parlare bene. Scattavo. Sì. Prova a riparlare. Solo Discord mi dà sto problema. Ma perché c'è qualche impostazione? Ma aspetta, ma su Discord tu c'hai qualche impostazione per... C'è un'impostazione appunto che ti toglie la... il rumore di sottofondo. Non è che forse ce l'hai e ti blocca tutto? Anche la voce tua? Sì, c'è l'impostazione Noise Gate, bravo. Prova ad andare in impostazioni e poi vedi un pochettino, secondo me è quello. Comunque leggo un attimo in chat. Beh, con un eventuale Metroid non credo farebbero pochi soldini. No, vabbè, la gente lo sta aspettando effettivamente. Dici Metroid. Di disattivarlo? Sì, disattivalo. Sì, poi sì, assolutamente. Vediamolo disattivato, vedo come va. Ma se stai parlando già adesso vuol dire meglio. Se stai parlando alla grande, adesso va. Ok. Prova, vai, parla un po'. Allora, Dicevo comunque, anche se esce un nuovo Super Mario è un'altra persona, quasi... no, esce quasi completamente diverso dal precedente. Ogni Super Mario ha una sua identità propria ed è sempre diverso, si rinnova ogni volta, quindi è come se fosse un gioco quasi, perché comunque prende di base quel che era quel che è, però comunque ha sempre un gameplay diverso. Capisco. Comunque sul discorso che stavamo facendo, secondo te che ne pensi? Se hai un'idea su quello che dicevamo appunto su... anche la questione, anche se non c'entra nulla, magari che ne idea ti sei fatto sentendo e guardando e leggendo cose su Cyberpunk, che ne pensi? Voglio sapere anche questa cosa, anche se non c'entra nulla, voglio sapere il tuo pensiero. Voglio sapere. Ma dici a me? Certo, scusami. Ah, ok. No, allora, su Cyberpunk ho poco da dire, perché non sono mai stato interessato proprio al gioco. Quel che so è solo quello che vedo, a parte il malcontento proprio generale di internet. Ho visto video, mi sono comunque documentato un po'. Il gioco, devo dire, da quando è uscito, prima dell'uscita, zero interesse. Quando è uscito ho iniziato a vedere un po' di gameplay, ho capito finalmente di che gioco si trattava, perché
Anche se vedevo le live, cioè, si vedeva che c'era una comunicazione fatta un po' di merda, perché non cercavano di mostrare che tipo di gioco fosse. E quando è finalmente uscito ho capito, quindi ho iniziato un po' a rivalutare, ad avere un po' di voglia, di interesse. Però io lo paragono praticamente a Sonic 2006. È praticamente... Mamma che botta. Praticamente, questa è una botta forte, praticamente gli stessi difetti di Sonic 2006, che se prendiamo Sonic 2006 e gliele cancelliamo totalmente tutti i glitch, bug che ha, è comunque un signor Sonic 3D, è quasi al pari a Sonic, al primo Sonic Adventure. Stessa cosa con Cyberpunk, se si risolve tutti quei problemi devi far triggerai. Maglia. Vai, round one. Rispondo dopo. Se si risolvono comunque quei problemi, Cyberpunk può comunque risollevarsi, però ha davvero dei problemi grassi, perché non è che ha quei bug difficili da far triggerare o da forzare, ha proprio bug come, proprio problemi come Sonic 2006 che lì c'è e lì rimane, è problematica la cosa, distrugge l'esperienza di un videogiocatore. Poi, al di là di come è fatto, del level design, del gameplay, tutto il resto è anche bello quello. Cioè, su quello è fatto bene. Sonic, se dobbiamo parlare di Sonic 2006, è un fallimento sotto ogni punto di vista. Quello ci sarà un altro discorso, più che altro, dai. Perché poi per lì parliamo. Allora, una cosa voglio dire. Voglio parlare di una cosa che non c'entra, cioè c'entra con Nintendo, ma non questo discorso, ma voglio farlo mettere in mezzo. Diciamo, ai tempi c'era due competitor, sappiamo tutti, era Nintendo ed era la Sega. Diciamo quelli più grandi, più famosi, sì, perché ci stava ancora chi è che tirava avanti, che erano gli Atari. Ok. Adesso, in questo momento, avendo tutte queste comunque console, questi giochi esclusive, come le vedreste una nuova, tra virgolette, Dreamcast 2 io lo penso anche per, che, diciamoci la verità, l'unica che ha veramente insidiato Nintendo ai tempi, che lo potrebbe fare anche tranquillamente secondo me per le IP che c'ha, anche se sono un po' sputtanate, però potrebbe riprovare, secondo me è ancora Sega. Lo so, PlayStation ha venduto tanto e tutto quello che è, ma parliamoci chiaro, PlayStation comunque è sempre stata la Sony è sempre stata una casa non di sviluppo di giochi come lo è per Nintendo, ma di hardware principalmente, e poi sì, ha preso i suoi partner, terze parti, second party, first party, tutto quello che è. Come lo vedreste voi eventualmente un'entrata in scena di un Dreamcast 2, anche in base magari per aumentare la qualità anche di Nintendo stessa, perché secondo me avendoci a che fare con un competitor storico che conosce pregi e difetti, che ha sbagliato nei propri confronti e tutto, ma dopo che comunque ha conosciuto il peggio, potrebbe far solo bene a Nintendo, magari il metodo di per assurdo, perché comunque sappiamo tutti periodo storico di Sega in questo momento. No, io dico, potrei che pensate di questa cosa voi eventualmente. Faccio sempre parlare prima Isma e poi facciamo a giro. Vai. Ma io sono relativamente affezionato alla Sega, quindi ho avuto anche il Sega Mega Drive, quindi capite che sarei contentissimo di questa scelta. Non ho avuto il Dreamcast, non ho idea neanche di come sia fatto, perché ero infogliato con la PlayStation 2 ai tempi. E quindi sei uno di quelli che ha ucciso il Dreamcast. Esatto. Però è un peccato, perché la Sega, mi dispiace, perché io adesso ultimamente avevo visto una notizia che addirittura aveva chiuso una parte di Shibuya, non mi ricordo. Hanno, c'era praticamente la sala giochi della Sega, hanno dovuto chiudere mezza parte. Io ci sono anche stato, non me lo dire. Ci sono stato anch'io. Ci sono stato anch'io. Sono l'unico scemo. Mi metto a piangere. Ma non ha chiuso tutto, ha chiuso metà, se non sbaglio, tutto. No, ha chiuso quello e ha chiuso anche il reparto arcade di manifattura.
Sì, comunque non sta vivendo un bel periodo, da quello che ho capito. Spero non fallisca come Software House, perché ci rimarrei molto male, sono sincero. Se dovessero risollevarsi e riuscire a fare una console buona, anche se sinceramente in questo periodo non so quanto riuscirebbe a spaccare, perché comunque si è messa già in mezzo anche la Google con... ok, Stadia non è una console, però... No, no, ma io, per esempio, la mia domanda che era per stuzzicare non tanto per Sega, ma per spronare a non rilassarsi come sta facendo in questo momento con hardware, hardware e anche tra virgolette con i giochi, perché sì, ai tempi, ripeto, problema... quando c'è stato appunto questa quando c'era Sega e Nintendo che comunque fronteggiavano uno contro l'altro, la Nintendo cercava sempre di in qualche modo avanzare tecnologicamente rispetto all'avversario, cosa che in questo momento si è adagiata appunto perché le sue IP e tutto, però magari conoscendo un competitor storico che conosce tutto, nuova entrata di un Dreamcast 2 potrebbe aumentare la qualità di Nintendo, allora, di esclusive e potenza, secondo voi? Se la Sega entra nel mercato dei videogiochi puntando a spodestare direttamente proprio la Nintendo e quindi entra nel panorama videoludico così, a gamba tesa, allora penso che potrebbe fare effetto e la Nintendo potrebbe fare qualcosa. Dipende come entra nel ambito videoludico la Sega, cioè cosa porta. Se ti porta una console che invece tende a voler entrare tra Sony e Xbox è un'altra cosa, dipende come loro vogliono entrare. Non lo so, ma non penso neanche che la faranno, sinceramente, quindi... Poi può darsi pure che la Nintendo invece rimanga sulle sue, buona, cioè... Ma se succede, count me in, ragazzi. Se succede, count me in, per quanto mi riguarda. Cioè? Cioè, nel senso, ci sono, la voglio. Ah, beh, anche io la prenderei, sono sincero. La prenderei perché... Datemi tutto. Cioè, adesso vado giù in garage e mi vado a prendere il mio Sega Mega Driver, bellissimo. Ho amato la follia i primi tre Sonic, quindi capite che... Dai, vai in garage e vai a farti una sega, cioè con... No, dico, vai bene, a farti la sega, nel senso vai a prenderla. Faccio il discorso... Okay. Contenuti per adulti dell'intero canale. Faccio il discorso sulla sega, faccio. Comunque, sì, vabbè, queste sono cose fatte già. Comunque, Liam, invece tu che ne pensi? Qui c'è praticamente un conflitto interiore tra me e me. Da un lato personale mi piacerebbe... anche perché cacchio, sono davvero anni che stanno praticamente bistrattando Sonic come videogioco. Sonic Mania riesce a brillare di luce propria più del team di sviluppo originale, forse perché appunto è fatto da comunque sviluppato dai fan, quindi sarà anche per questo. Purtroppo comunque si vede che c'è quella presa da Fils di riprendere cose dal passato, però è comunque un gioco nuovo. Apri parentesi, mi sono rotto il cazzo di Green Hill, basta, non inseritelo più come mondo, chiusa parentesi. concordo, basta. Però Sega ultimamente con le sue IP sta facendo poco e niente. Con Yakuza finalmente è riuscita a mostrarlo al mondo, perché prima era praticamente ultra di nicchia, quasi nessuno se lo filavano davvero in pochi, e con l'Eka Dragon, Yakuza 7, sono finalmente comunque riusciti a fare una traduzione generale. Comunque, giusto un attimo, rimettere un attimo il quadro, so che vuoi parlare di Sega, Dreamcast e tutto, però voglio un attimo ritornare un attimo dalla strada all'autostrada, diciamo. Che cos'è? Ah, Judgment. Ah, ok, Judgment. Il Yakuza, ok. Spin-off di... Quello giusto, voglio rimettere un attimo la rincareggiata. Non voglio parlare più di tanto di Dreamcast, ma di se uscirebbe un sviluppatore storico. Ci sto arrivando. Ok, no, giusto per sapere.
ci sto arrivando, cercavo di... No, perché se andava su Yakuza, che praticamente non è quello che volevo entrare. No, no, è perché comunque se devi avere una tua console proprietaria, ci devi avere anche dell'IP sopra. Perché se mi fai una console semplicemente basandoti su multipiattaforma, come ne stanno nascendo e morendo in continuazione, anche in modo silenzioso, con zero pubblicità, zero marketing... dovrebbe uscire nuova Atari, se mi sbaglio, non mi sono informato perché ho poco interesse su quello, però per dire quasi non se ne parlo, forse anche già uscito, forse anche già morto prima di essere uscito. In ogni caso, uscire una console... Come? È già morto prima di essere uscito, confermo. Cioè, ecco, questo è il punto. Ora non so se qui quella questione è legata a un zero marketing o perché non c'è interesse nel pubblico, perché ormai chiunque sa che esiste, c'è la trinità della console, Xbox, PlayStation e Nintendo. No, ma lì quindi... perché Atari ha terminato da tempo il suo brand awareness, non ha più la potenza di brand che aveva un tempo. Sì. Da 30 anni, tipo. Purtroppo, affermo, Continua pure Isma, scusami se ti ho interrotto. Liam. Ci conosciamo tutti quanti poi, tranquillamente. Mi sono trasformato in Liam. Allora dicevo, quindi devi comunque averci delle IP sopra, perché se fai semplicemente una console brandizzata Sega, ci piazzi solo in multipiattaforma, non la vendi. Perché comunque rimane sempre quello il fatto, sono le esclusive a venderti la console. Immaginiamo un Nintendo Switch senza i propri titoli Nintendo multipiattaforma, quindi esiste Nintendo Switch, però tu Mario, Zelda e gli altri li puoi giocare ovunque. Nessuno si andrebbe a comprare Nintendo Switch se non per il fattore utilizzo, che dico vabbè, io se voglio me lo posso giocare in portatilità mentre vado in bagno, mentre vado a lavoro e tutto il resto. Rimarrebbe solo quello, ma non rimarrebbe più il fatto ma io lì però posso, è l'unico modo, mettendo da parte la pirateria, è l'unico modo in cui posso andare a giocare quel determinato titolo. Stessa cosa se andiamo a prendere le esclusive di Sony. Se io voglio giocare a The Last of Us 2, certo non mi vado a comprare Xbox o una nuova console Sega. Quindi, tornando al punto, se potrebbe nascere una nuova console di Sega, io credo di no, forse lo sanno anche loro, che entrare ora in questo mercato è solo uno sperpero di denaro e potrebbero fallire subito. Sì, però se non, magari non cacciano tutte le loro IP storiche, le rinnovano e iniziano a fare, che so, cacciano bombe una dopo l'altra, iniziano a dare anche un po' di amore ad altri titoli. Per esempio Sonic dovrebbe ricevere un po' di amore, per dire. Mo speriamo col 35esimo anniversario cosa ci cacciano. Però io credo che una nuova console, se ipotizziamo un'utopia in cui riuscissero a cacciarla con le loro IP esclusive e tutto il resto, si potrebbe magari ricreare quella situazione di conflitto in cui magari motiva l'altra azienda a dire io voglio fare meglio di come fa l'altra. Perché ora, comunque avendo questa trinità, la console war, tra virgolette, chiamiamola così, interna tra le tre software house, non esiste più, perché Microsoft ormai è diventata semplicemente un se la vuoi te la compri, poi non mi interessa, i miei titoli li trovi praticamente ovunque. Puoi anche comprare quella versione di Xbox e non per forza la nuova, ci puoi giocare ovunque. PlayStation va per le sue, Nintendo va per le sue e fine. Okay. Quindi non c'è più quella scintilla che fa motivare una delle tre aziende di fare meglio degli altri. Esatto. Ok. In questo allora, ti lascio parlare a te, Stilgar, in questo momento. Allora, io penso ci siano due aspetti in quello che hai detto. Il primo, si parla di console war. Io oggi trovo Nintendo fuori dalla console war. Prima non mi ricordo... Totalmente fuori. Non mi ricordo chi l'ha detto, è inutile confrontare la PlayStation con la Switch. È vero, sono due modi diversi di intendere il videogioco, di intendere le console. Io sono giocatore PC, se dovessi comprare una console comprerei la Switch, perché mi dà una accezione del concetto di videogioco diversa da quella che avrei
su PC, mentre invece una Xbox mi dà un concetto di videogioco, non dico identico, ma sicuramente molto più in linea di quello che ho su PC. Quindi io ad oggi Nintendo la considero parte di una nicchia, per quanto ampia, che non è più soggetta alle dinamiche della console war. Per quanto potrei aver torto, non seguo il mercato console perché gioco su PC. Secondo aspetto, stiamo dicendo che per stimolare, no, stiamo dicendo che per identificarsi come attori nell'ecosistema videoludico dobbiamo produrre una console, dobbiamo produrre hardware. Non riesco a capire se è un'affermazione corretta oppure no. Cioè, chiaro, se devo prendere parte alla console war, devo avere una console, è vero. Però Sega è sempre stata fortemente identitaria come Nintendo. Bravo. Se io penso a Sega, al di là di Sonic, io penso al mondo arcade. Penso Sigarelli, Virtua Fighter, Virtua Soccer, che hanno annunciato una nuova, tra l'altro, di Virtua Fighter. Modo silenzioso, nessuno ne parla. Sì, è vero. Mia, che bello. Non lo sapevo, lo sai? Sono l'unico che non c'era stato, se mi sbaglio, l'evento quello in estate, ora non mi ricordo quale tra i tanti. Hanno mostrato un teaserino. È un teaserino, però. Come devo scriverlo su YouTube? Che lo trovo, lo faccio vedere pure agli altri eventualmente. Virtua Fighter BF5, no, Virtua Fighter 2020 di teaser, se non sbaglio. Dicevo, al giorno d'oggi c'è interesse nell'arcade? E come? Assolutamente sì. Per fortuna sì. Lo stiamo portando avanti proprio noi che su Twitch streamiamo retro game, streamiamo giochi arcade. Il mio format, l'Arcade Workout, è una delle trasmissioni che faccio sul mio canale e sono più seguite. Però serve veramente un hardware? Secondo me no, un hardware dedicato non c'ha senso. Volete giocare agli shoot 'em up? Volete giocare ai picchiaduro oggi? Fatevi un PC. Con Steam accesso a tutto in tranquillità. Volete giocare o con Twitch Prime? Già ti regalano una valanga di KOF praticamente. Ma vuoi giocare Ant-Stream, scusa? C'è anche Ant-Stream. Assolutamente sì. Ma al di là del retro game, vuoi giocare a uno shoot 'em up moderno? Vuoi giocare a Tekken 7? Vuoi giocare, ragazzi, Steam, PC? Avere i soldi per i PC, Roman Show. Buon spunto di discussione. Vuoi giocare ai giochi arcade oggi? 500 euro ti bastano per un PC. Fidati, te lo dico io, ti faccio la build. Con quanto ci spendi per una PlayStation 5 e un paio di giochi, hai accesso all'intera libreria per PC, tranne i giochi degli ultimi 2 o 3 anni. Beh, giustamente. È uno stigma che noi giocatori su PC ci portiamo dietro, proprio in virtù di quella brutta branca di utenti a cui facevamo riferimento prima, e sono i fanboy PC, che flexano la capacità di calcolo della propria macchina piuttosto che la gigantesca, sconfinata varietà di titoli disponibile. Esatto. Diventiamo migliori amici, Dave. Da una parte è buono, lo sai, se queste persone vendono e comprano e vendono alla velocità della luce, parlo di PC, c'è anche il lato che comunque la parte usata dei giochi, delle hardware usato PC avanza, nel senso. Scusami, no, una comunicazione di servizio, stacchiamo tra pochino, vero? 500 euro, non 100 euro, Roman, tranquillo, 500 euro. Allora, stacchiamo fra 5-10 minuti, perché poi io farò, poi come sempre voglio fare un attimo una cosa mia, le sabbie in palio e tutto quello che è. Quindi fra 5-10 minuti stacchiamo. Quindi faccio finire parlare te, poi parla Alessio, facciamo i saluti finali di tutto. Poi magari io
Non c'è problema, l'invito è sempre, vi invito sempre se volete ad organizzare un'altra giornata di queste, non c'è problema se volete no, per fare discussioni. Il concetto l'ho finito, non credo che ci sia bisogno di un nuovo hardware, anzi credo proprio che anche con concetti come il Game Pass, il fatto di poter acquistare il stesso gioco su Xbox, ce l'hai anche su PC e quant'altro, io credo proprio che le console siano agli sgoccioli, quindi entrare in un mercato di questo genere oggi, dove il principale la principale azienda, la principale software house videoludica che fa soldi è, non mi ricordo come caspita si chiama, quella di Candy Crush su smartphone, sia la King. No, si chiama King okay. Acquisita da Blizzard Activision. Sì, sì, no, ma ti sto dicendo, tipo, oggi se vuoi fare soldi con i videogiochi, non devi fare Cyberpunk, non devi fare Assassin's Creed, non devi manco fare Super Mario, ragazzi. Devi fare Candy Crush. Se vuoi fare soldi, e basta. Sì. Ma il mercato è così. Perché ormai il pubblico videoludico non siamo noi che ci estasiamo con i giochi fatti bene. Sono i nostri genitori, sono le nostre madri che spippettano col cellulare nella pausa pranzo. Questo infatti è... Wii fu creata per questo concetto. Bravo, esatto, esatto. Questo è... questi sono i fatti e sono numeri. Quindi oggi creare una console alternativa per giocare a ciò che è sempre stata l'identità di Sega è una sciocchezza. Un'utopia. Proprio a livello di mercato, non c'ha senso. Per tutto il resto, mi piacerebbe vedere la nuova Dreamcast? No, nel 2020 sono usciti 3 giochi per Dreamcast. Li metto sulla Dreamcast e ci gioco. Sono più che soddisfatto. Scusate, sono retro gamer. Veramente sono usciti 3 giochi per Dreamcast nel 2020? Sì, guarda che devono uscire. Uno è bello, gli altri due è un po' a me. Come sapete è uscito anche un gioco per Game Boy nel 2020. È uscito... Dragonborn, come si chiama? Sì, è uscito Dragonborn, ce n'è un altro che sta per uscire, entrambi molto 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 belli, li voglio giocare. Sì, ma continuo. Game Boy Classic. Ah, sì, sì. Sonic Adventure. Comunque, allora, facciamo così, perché poi giustamente si è fatta anche l'ora, perché poi non so, ci sono anche 4 versioni di Sonic. Faccio parlare a te, Alessio. A me, rapidamente, molto molto rapidamente. Sì. Ragazzi, allora io non faccio altro che allacciarmi a quello che avete detto tutti. Vabbè, mi fate mettere a piangere, vi prego. Per davvero. Madonna, che bello. Ero a piangere. Ma bellissimo. Questo è flexare. Tete, che popo di roba, ragazzi. Con questa immagine, cioè, guarda. Costa pochissimo, ragazzi, compratelo, costa una 20ina d'euro sta edizione qua. Ma mo sì, ma perché è giapponese, no. Perché qualsiasi cosa in Giappone c'è in quantità industriale. Dove la trovo? Su eBay? Tranquillamente. Sì. Sì. La trovi bellissimo. Allora, comunque, ragazzi, io più che altro... Allora, una nuova console nel... Io ragiono per l'assurdo, per quanto mi riguarda. Allora, secondo me una nuova console in questo particolare momento storico da parte di Sega, secondo me potrebbe scuotere il mercato. Perché nessuno se lo aspetterebbe. Se poi dobbiamo essere coi piedi per terra, diciamo che dalle ultime manovre di Sega non c'è da ben sperare, perché comunque la chiusura del reparto arcade, la chiusura dei club Sega fanno capire che Sega si sta orientando sempre di più verso l'essere una software house al 100%. Ma quelle chiusure sono per via del Covid o per altro? Sono chiusure aziendali. Quindi il Covid non ha... Non perché il Covid non ci va in sala giochi, però era tanto. Sì, però c'è. No, Sega già era in tempi duri. Comunque, smuoverebbe il mercato, sì. Se devo ragionare coi piedi per terra, raga, non credo che Sega sia intenzionata a fare una manovra del genere, però sarebbe carino vedere una Uber Dreamcast, secondo me. Mi piacerebbe immaginare, sarebbe bello immaginarla. Ma come sappiamo la realtà è un altro discorso. Ma io mi accontenterei anche di una Dreamcast Mini a questo punto.
vi dico la verità. Potrebbe arrivare. Quello potrebbe essere più realistico di un Dreamcast 2, secondo me, effettivamente. Sì, sì, sì. Speriamo, speriamo, che ne so. Sì. Sarebbe carino, sì. Però ultimamente, anche se stanno facendo uscire ancora un paio, ormai non vendono più, non fanno più quel boom come il NES Mini. C'è molta gente che comunque avrebbe voglia di prenderla, anche perché comunque servirebbe un hardware più prestante. Sì, sì, però ti voglio ricordare PS Mini, che brutta fine ha fatto. Ma PS Mini perché aveva altri difetti, altri problemi. Il Neo Geo. Cioè, proprio la scelta dei giochi a prescindere, che comunque non era. Solo quei giochi lì, poi. No, no, ma non è quello. Secondo me tutte queste console mini, secondo me, dovevano essere dotate di un'interfaccia internet per comprare videogiochi. Così sì, ti devono mettere uno shoppino dentro. 20-30 giochi preinstallati più shoppino. Comunque, ragazzi, allora, se avete qualcos'altro da dire, io faccio fare i saluti finali. Non so se volete dire qualcos'altro. No, il mio statement è terminato, vostro onore. No, no. il giudice di Sereri dice la terza è finita, dai pace. Comunque, allora, ragazzi, mi serve, fate bravissimo, però neanche lo devo dire, vedi, bellissimo, cioè fa i shout out senza neanche chi lo dico. Ormai voglio anch'io il moderatore telepatico, però, ragazzi, voglio anch'io il moderatore telepatico, Ma Crono, perché siccome più mi prende in giro, più lo prendo in giro io, ci siamo creati un'empatia. Ieri hai fatto una manovra di moderazione fulminea quando non ho manco letto, ha fatto che cazzo. Occhio che c'ho la mano più veloce del far, lo sai che essere abituato a usare bene velocemente la mano, non male che ci fai abitudini. Comunque dicevo, il power glove, ecco perché. Hai appena dato dell'onanista, Norman. Mi hai appena dato dell'onanista. Non so manco che vuol dire. No. No, io poi faccio le seghe mentali. Ecco, pure io lo faccio già mentalmente. Quindi. Comunque, detto questo, ragazzi, allora, mi raccomando, grazie comunque Crono che ha fatto il shout-out a questi bei ragazzoni. Quindi, mi raccomando, grazie, Crono. Fate un follow a tutti quanti i ragazzi che stanno in questa live. Come ho detto, Ismakun porta tanta bella roba. A tema ultimamente Final Fantasy, Kingdom Hearts, non so se porti pure WoW. Ho visto ogni tanto WoW. Non portarlo più. Vabbè, comunque porta tanta bella roba del genere. Porta anche Rocket League ogni tanto. Infatti, che partita ogni tanto faccio con lui. Poi ci sta Liam. Lui porta principalmente Zelda, anime. E che stai portando ultimamente? Final Fantasy VII Remake e Ratchet & Clank a spasso nel tempo. Ok, quindi ragazzi, se vi interessano questi giochi anche, io a prescindere vi consiglio tutti quanti, perché comunque se li ho invitati ci sarà un motivo. Poi è un mio amico proprio nella vita reale, visto che comunque ci siamo visti un sacco di volte, lo conosco bene. Poi c'è Stilgar, che lui porta tanti bei retro, quindi mi raccomando, porta anche Assassin's Creed Valhalla, quindi se vi interessa magari vedere un gioco come Assassin's Creed Valhalla, appunto, mi raccomando, un follow ci sta, è di obbligo. Entriamo al 99% sul retro game, però. Sì, 99% sul retro game, giustamente. Fa anche una cosa molto importante, che non vedo molte persone che lo fanno su Twitch, scusami che non me lo sono ricordato, fa anche delle specie di... questo magari me lo puoi spiegare meglio tu... cercare di migliorarsi su una tipologia, su un gioco in particolare. Non so, magari se ti lascio un attimo la parola, te lo faccio parlare. Magari facciamo un giro di saluti e facciamo un po' di... Ok. Quindi mi raccomando, un followino anche a Stilgar, Capes Gaming Life, mi raccomando. C'è anche Blue Scarf, giustamente, anche lui il mio grande amico, che adesso sta a Roma in questo momento, quindi noi eravamo a fianco, non dico la città perché giustamente sono fatti nostri, vita privata. È una questione di privacy. Lui porta, anche lui porta tanti retro, è un moderatore su tanti canali, quindi lo vedrete dappertutto, mi raccomando. Sì, esatto. Lui è il moderatore di tutti. E porta anche, ultimamente sta portando Uncharted, quindi mi raccomando, c'è sta tanta roba bella. Sono anche io come con Stilgar focalizzato su retro e indie, per quanto mi riguarda. Infatti stai portando Owlboy? Owlboy, che è un gioco, appunto, un indie bellino che avevo già adocchiato io tempo fa. Vi faccio salutare a voi direttamente, quindi facciamo da Isma, facciamo sempre in giro. Vai Isma. Se passano
chiesto in chat se possiamo dire la nostra console preferita mentre salutiamo. Non so se lo volete fare. Sì, se non vuoi essere bastato, va bene, vai. Allora, personalmente io saluto. Se volete passare oggi pomeriggio, devo portare un gioco fan-made di Undertale, se vi può interessare. E comunque la mia console preferita, personalmente, può, dico, quella che sono più affezionato, è la PlayStation 1. Ci sta, ci sta. Ci sta. Vai, Liam. Allora, preferita portatile, direi Game Boy Advance, se dobbiamo dividere, perché... invece console preferita fissa, credo PlayStation 2. Vai, tocca a te, Stilgar. Allora, vabbè, io volevo innanzitutto ringraziare Norman, Isma, Liam e Bluescarf e tutti voi della chat per la bella discussione di oggi. Avete fatto passare una mattinata molto molto interessante, molto carina. È sempre bello parlare in modo civile, ragionato e competente di argomenti come questo, che spesso suscitano acidità e fastidi, ma io credo che la community Twitch Italia sia bellissima anche per questo. Come detto, KS Gaming Life, il canale mio e di mia moglie, ci occupiamo del 90% di retro game, da noi troverete tanti giochi arcade, dove cerchiamo di diventare più bravi, capire le dinamiche, non dico studiarle, ma comunque giocarle con un certo approfondimento. Saremo live domani sera alle 21 con mia moglie Cappina, che gioca a Diablo 2, o se no comunque ci siamo tutta la settimana. La mia console preferita è il PC Engine, e se vorrete ci vediamo sul nostro canale. Grazie ancora Norman per l'opportunità e buona giornata a tutti. Grazie mille anche a te, grazie mille. Buon salve e buona giornata specialmente. Anche te, Blu? Ok, ragazzi. Allora, io mi accodo ai ringraziamenti. Grazie, Norman, amico da una vita. E ci siamo rincontrati qui su Twitch dopo un po' di tempo che non ci sentivamo ed è stato un bel nuovo rincontro. Ed è stato bello partecipare a una discussione in cui c'è gente disposta a dire... cose anche contro le proprie IP preferite, è aperta al dialogo. Ed è questa la gente con cui mi piace parlare, gente che non si fossilizza, gente intelligente che ragiona. Detto questo, io vi aspetto martedì 21:30 con Owlboy per l'ultima fase. Se venite è meglio tardi che mai, però vi aspetto. Grazie a tutti, grazie Isma, grazie Liam, grazie lo Stilgarone e grazie Norman, grazie mille. Ci vediamo. Io poi, vi ripeto, l'ultima cosa, proprio l'ultimo, poi vi faccio andare tranquilli, che io cambio scena e poi ci sarà una sub in palio, mi raccomando, facciamo un gioco in cui ci sarà una sub in palio. Vi invito, se volete, ufficialmente, siete sempre invitati, sempre per una prossima domenica, organizziamo, non penso che sarà questa che verrà, ma magari la prossima possiamo organizzare, sempre su qualche discussione, se volete metteremo un'altra discussione appunto nel mondo videogiochi, voi siete invitati, quindi poi magari nel privato mi direte se avete intenzione o altro. Così quindi... si fa il pub dell'amico di Nord. No, quello è Dario Mocci, mi spiace. Mi spiace. Comunque, vi ringrazio ancora anche a voi. Io posso dire la mia console preferita è il Super Nintendo, non lo nasconderò mai. Per me il Super Nintendo è la miglior console che sia uscita, per me. Non ci sarà mai nessuna console che... non l'ho detta la mia, il Game Boy. E niente, ragazzi. Allora, io vi saluto. Non so se chi deve andare. Vi ringrazio e buon pranzo. A voi a voi streamer. Sì. Io bella giornata e me ne vado a fare una bella passeggiata nel bosco, quindi bravo. Occhio che ci sono i gnomi nel bosco, quelli armati di ascia. I nani, siccome siamo in zona giallo, siamo fatti. E niente, ragazzi, io vi saluto ufficialmente a voi. Noi continuo la streaming per altri 10 minuti, per 15 minuti per fare la sub in palio, quindi passo direttamente. Vi saluto, quindi, come volete. Bella. Ciao, è stato bello. Grazie mille, Norman. Ciao. Ciao. Buona giornata. Ciao a tutti. Allora,
facciamo così. Ragazzi, allora, siamo qua. Minchia, quanta roba qua ci sta. Ringrazio ancora, ragazzi, che ci sono stati. Vado anch'io. No, non andate, ragazzi. C'è la sub in palio. Non volete provare a vincere una sub in palio? È strano. Qualsiasi cosa che è gratis è buono. Allora, ragazzi, mettiamo scena live gioco, giustamente. Mettiamo desktop. Facciamo questo qua. Ragazzi, sub in palio. Quindi un attimo, non scappate. Dove andate? Dove andate? Facciamo. Proviamo a farvi vincere una live a tutti. Una live. Facciamo vincere una sub a qualcuno. Intanto tolgo questo. Tolgo anche questo. Facciamo così. Se parte il gioco, magari. È partito. Ok, perfetto, ragazzi. Allora, come sapete, io la domenica metto sempre una sub in palio. Facciamolo così. Faccio quel gioco. Metto la sub in palio. Ah, ok, ok. Ma non serviva, che me lo potevi dire tranquillamente. Ciao a tutti, ragazzi. E ancora, vado a procacciarmi cibo. Va benissimo. Grazie ancora di Capes Gaming Life, cioè Stilgar, per essere stato qua. Ragazzi, noi mettiamo, io metto una sub in palio, quindi mi raccomando, punto esclamativo raise per partecipare. Aspettate un attimino che si attiva il tutto. Cominciate a mettere punto esclamativo. Chiunque può partecipare, ragazzi. Chiunque può partecipare, non c'è problema. Mettete punto esclamativo raise, mi raccomando. Bravissimi, andate, andate tutti quanti, ragazzi. Voglio vedere tanta gente che partecipi, non c'è problema di sovrappopolazione. Più persone ci sono, più c'è possibilità che comunque vinciate e fate vostra una sub. La sub verrà vinta nel canale in via del tutto eccezionale, visto che sono stati qua, verrà vinta o nel mio canale o nei canali in cui c'erano gli altri streamer. Quindi potete vincere una sub nel canale di Ismakun, di Liam Gray, di Capes Gaming Life o di Blue Scarf o da me. Quindi siete liberi di scegliere quello che volete fare. Metterò soltanto in palio una sub. Sono solo 8 persone e io ne vedo in live che ce ne sono almeno 20, 23. Quindi mi raccomando, punto esclamativo race, mi raccomando. Ciao Norman, a domani, va benissimo, va benissimo. Ti consiglio comunque di rimanere se vinci una sub o tutto, perché se vinci non so come rintracciare. Mi serve comunque che entro oggi che si vince. Io intanto entro anch'io. Siamo in 11, ragazzi. Se c'è qualcun altro, mi raccomando, provateci. Grande, anche Matteo. Ragazzi, io faccio startare intanto la partita, ma avete un minuto di tempo per fare punto esclamativo race. Mi raccomando, punto esclamativo race, punto esclamativo race, punto esclamativo race. Mi raccomando. Grande, vai, vai. Fatelo più possibile, punto esclamativo race, così almeno potete provare a vincere questa sabbi. Anche tu, Roman, non so se l'hai fatto. Sì, l'hai fatto. Allora, io posso intanto il tutto esclamativo race. Mettiamo questa qua. Si può? No, non si può. Vai, 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 Sara, grande. L'ultimo, proprio l'ultimo secondo. Ripeto, potete vincere o la sub da me, o il rinnovo della sub da me, o nel canale, quelli dove abbiamo parlato, dove i canali dove gli altri ragazzi, gli altri streamer ci sono stati. Quindi, ripeto, potete vincere una sub nel canale di Ismakun, di Liam Gray, di KS Gaming Life o di The Blue Scarf. Mi raccomando, siete liberi di decidere. Andiamo un pochettino, mancano 3 secondi, 2, 1. Mi raccomando, potete usare il comando punto esclamativo boost. Non ve lo consiglio di usarlo sempre o magari ogni tanto, perché sennò appunto ci potrebbe essere qualche problema. Vediamo una serie che è partita subito. Certali è subito partita a cannone. Vediamo un Matteo che è andato un po' troppo, ha preso un po' troppo alla lettera il mio dire punto esclamativo boost. Ci sta, intanto vediamo che si è bloccata da qualche parte Sara, ci sta, adesso in prima posizione ci sta il nostro Alessio detto Blue Scarfino.
Seconda posizione ci sta Dave. Terza, Kate, Kat. Quindi c'è tanta gente che vuole provare a vincere, siamo tutti là vicini. Intanto vediamo un po' di ammasso, un po' di assembramento. Infatti adesso stiamo per vedere che escono le guardie e fanno le multe a tutti quanti. Vediamo Roman Reigns. Oh, 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 Romanino. Romanino va in prima posizione. Guarda, sbaglia malamente. Sbaglia malamente, ragazzi. Sì, anche si va do... si fa anche il un testacoda così all'improvviso, vabbè. Vediamo che c'è comunque, però sta recuperando, ragazzi, eh? Sta recuperando, sta andando. Ha avuto questo momento di particolare in cui si pensava che poteva andare fuori e non recuperare, invece ancora ci sta, ragazzi. Ancora c'è, ancora è in partita. Vediamo che... Aia, Roman! Che succede, Roman? Perché va addosso... Perde del tempo. Cosa sbagliata? Non si sa perché. Infatti, vediamo che stanno per recuperare. Oh, oh, oh! Si vanno addosso, ragazzi. Si vanno addosso Alessio e Kat. Blue Scarf e Kat. Occhio che... Questa mossa potrebbe avvantaggiare appunto la possibilità di non farsi recuperare. Invece no, perché sbaglia e praticamente Roberto. Roberto in prima posizione, ragazzi. Tutti quanti volete vincere una sub. Guarda. Guardate che sfiga e che fortuna e che sfortuna. Vediamo questo Roberto. Roberto 84 che sta andando. Ah, gli va addosso il muro di cemento. C'è ancora del tempo, ragazzi. Ci sono ancora del tempo, eh. Vediamo, quindi Roberto, Maddie fa un testa coda e si ritrova girato, quindi questa partita, questa corsa se la giocheranno Roberto e Liam Gray, perché tra un pochettino finirà il tutto, quindi occhio. Quindi vediamo ancora questo Roberto e Liam, ma no, purtroppo succede, il gioco così è. Ragazzi, siamo quasi al finale, eh? Siamo quasi in finale, se Roberto sbaglia qua, perché potrebbe effettivamente... Eh no, ragazzi, vince Roberto. La sub la vince Roberto, ragazzi. La vince Roberto. Secondo Liam, per poco. No, vabbè, ma che schifo è. Si è fatto esplodere a caso, rapina. Ma non te la devi prendere con me. Il gioco, il problema del gioco. Comunque, vince la sub Roberto 84. Allora, se mi senti Roberto 84, hai vinto la sub. Ma che boost? Giusto. Allora, la sub ti chiedo. Se vuoi farla nel mio canale o in uno dei canali in cui abbiamo dei ragazzi che ci stanno, sei libero di farlo. Ovviamente al tuo canale, va benissimo, non c'è problema, te lo faccio subito in questo momento. Di qua non ho cambiato il Talk and Show perché comunque volevo fare una cosa a volo, quindi regala abbonamento, ci sta, ragazzi, ha vinto Roberto, quindi gliela faccio subito. Perfetto. Vediamo un pochettino. Ok, ragazzi. Detto questo, mi piace essere il numero 2. È un peccato. Però l'altra volta l'hai vinto, l'hai regalata, se ti ricordi. Una volta hai vinto e l'hai regalata. Comunque, no, grazie enorme. Tu hai vinto, quindi non devi ringraziarmi. Devi ringraziare la fortuna. Ragazzi, detto questo, io rimetto così. Detto questo, ho fatto una cazzata, ok, meno male. Detto questo, se riesco a trascinare la schermata, vabbè, non lo faccio. Allora, mettiamoci così. Ragazzi, detto questo, è stata una bellissima mattinata, una bellissima giornata. Questa live verrà caricata sempre sul mio canale YouTube, quindi se volete riprenderla in qualche modo e rivedere qualche spezzone, qualcosa, come se fosse un podcast, potete farlo tranquillamente. Domani ci vediamo con Metal Gear Solid 3, mi raccomando, continuiamo Metal Gear Solid 3, siamo arrivati al punto in cui siamo ritornati nel posto, se mi ricordo, abbiamo incontrato Eva, sotto forma di Adam, che invece non dovrebbe essere così, vabbè, vedrete, non voglio fare spoiler. E ragazzi, quando ricarichi su YouTube mettici i capitoli per argomento. Ok, poi mi spieghi un pochettino tu, Matteo. Matteo, allora, detto questo, ragazzi, quindi mi raccomando, domani alle 10 di mattina, sempre su Metal Gear Solid 3, mi raccomando. E ragazzi, io intanto vediamo un po' da chi raidare, perché non ho ancora visto chi raidare. Potremmo raidare il...
Potremmo raidare il Diz. Sì, facciamo un raidino al Diz, ragazzi. Allora, raid il Diz. Giusto? No, infatti ho sbagliato, non devo fare così. No, non devo fare così. Sbagliato, è scritto male, mi sa. Ecco, 2L, mi sono sbagliato, vedi? Raid il Diz. Ok, ragazzi, detto questo, un buon pranzo, una buona giornata, ma soprattutto un ma che bello! Ci sta sempre. E niente, ragazzi, mi raccomando, supportate anche questo giovine bello streamer che adesso raideremo, se non lo conoscete. Chi lo conosce sa che comunque è una persona simpatica. Mi raccomando, in chat scrivete tutti quanti ma che bello! E followatelo, mi raccomando. Porta anche lui tanta roba bella retro. Ti sta portando qualcosa di retro? Dovrebbe portare in questo momento. Ah no, non sta portando un retro, ma è qualcosa che è simile a un retro. Nel senso, un gioco di vecchie meccaniche, però con grafia nuova. Quindi mi raccomando, ragazzi, fate un bel saluto a questo bel giovine ragazzo. Mi raccomando. Ringrazio ancora tutti quanti per quello che c'è stato. Chi c'è stato? La sub anche di prima di Ale. Non so se ci sono stati bit o altro. E niente, ragazzi, io vi saluto qua. Quindi io mi muto e faremo il ride. Quindi.